Okay. Ciao, volevo sapere se c'è qualcuno se mi sentite se è tutto a posto. Ci sono io ah, bene. Sei qua giù. Boh, L'importante è intanto che sto facendo le prove per vedere appunto se è tutto a posto. Perché non, non ho molta mano con questa cosa degli stream? E quindi e, è un po' la, la prima volta, diciamo. Allora. Bene, Scusa, ti ho interrotto? No, 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 niente, nessun problema, quindi fai pure con Covid. <ride> Bene, e avevo un paio di persone anche che mi avevano detto, adesso forse sono su YouTube a questo punto, chissà, eh, dov perché dovrei essere, dovrei aver messo lo stream anche su YouTube, ci sono delle persone anche lì. Eh, allora, la cosa migliore comunque è che se qualcuno mi deve fare domande o okay, che sentiamoci qui su Jitsi, perché fa farai fatica a seguire entrambe le cose, sia YouTube che Gizzi. Quindi, tutti quelli che vogliono farmi domande, è meglio se si uniscono di qua. L'unica eh... cosa tu adesso hai la telecamera attaccata, quindi io ti vedo sì, sì. Infatti, infatti, okay. no, adesso sì, e tra un po'. Se non ti dispiace, preferisco tenere la telecamera spenta. Magari se vuoi mi presento un attimo. Sì, volentieri, guarda. Dimmi, dimmi. Eh, ciao, Ciao. Tommaso. <ride> eh, adesso sto guardando qua, ma in realtà tu sei là, quindi... Sì, okay. <ride> <ride> Va bene. Eh, niente. Scusa. Allora... Eh, io mi occupo di animazione lavoro eh, per un'azienda che fa animazione. vorrei Mi interessa molto per Dispensi. L'ho provato in diverse dispense non ci ho capito molto, eh, ma non ho neanche avuto tanto, tanto tempo per studiarlo. Sono un disegnatore, quindi dal punto di vista grafico non è problema del disegno quanto invece proprio l'utilizzo: la... lo strumento. Strumento a livello professionale, cosa può fare, cosa non può fare, come posso, diciamo, eh, acquisire appunto delle insomma, i, i tools necessari per lavorarci, per fare delle cose creative. insomma, ecco. Sì, Quindi sono contento, che hai, anche una, hai anche delle lezioni su Facebook. Eh, quindi mi sono iscritto, anche quindi eh, molto comodo. E, e niente, insomma, così bene, questa è una buona notizia perché appunto che io sappia, sono magari più quelli che hanno un background nel, nel disegno tradizionale che vogliono avvicinarsi allo strumento. Eh, piuttosto che il contrario diciamo per cui tanto meglio nel senso che anche l'esperienza che ho io di altri colleghi è sempre molto simile sono capace di disegnare so utilizzare già gli applicativi classici di disegno il 3d o non lo si è mai visto o lo si è visto solo di, di sfuggita e quindi mh, tanto meglio insomma se, se questo è il se questo è il, il tipo di atteggiamento, ecco, nel senso che ovviamente, se uno sa disegnare, me metà del lavoro è già fatto, ecco. Sì, ecco, più che altro, ho visto mh, come viene, viene utilizzato per fare del blocking, per fare del, ho visto anche cose, di pura animazione, ho visto anche dei prodotti di animazione fatti in Dispensation, non ho capito bene ancora. Mh, Uh, fino a che punto è uh, stato utilizzato e quali sono le potenzialità effettive ho visto qualcosa appunto anche che ha passato Netflix uh, qualche mese fa uh, che appunto riguardava una una cosa che si chiama Love, Death and Robots, non so se te lo sì. di tenerlo. Sì, non l'ho ancora visto, però so che ci sono cioè, diversi artisti che magari seguo visto che ci hanno lavorato sopra, è una di quelle cose che, che ho in lista. Vabbè, comunque uno di questi sembrerebbe insomma anche dal da tipo di grafico, dal tipo di animazione, dal tipo di disegno essere fatto così, però appunto non, non mi ha incuriosito molto. e e appunto vorrei capirci qualcosa di più insomma effettivamente è sì. vero che comunque Blender sta prendendo un piede molto molto forte insomma sta evolvendosi molto negli ultimi due anni è, è praticamente, io due o tre anni fa ho cominciato a studiarlo uh, ma era, io vengo da, da sketch quindi da, da un architettonico da da cose che riguardano, diciamo, io se faccio, faccio 3D faccio per gli scolibordisti eventualmente, per, per chi poi fa, poi utilizza, lo so, io lavoro più che altro per uh, environments, quindi scenografie, mm. ambientazioni, cose del genere, molto architettoniche, e quindi mh, lo usavo, lo uso. Visto che, insomma, avevo cominciato a usarlo, Blender, però un po' per l'inizio, un po' perché Dopo uh, il lavoro era veramente drammatico mettersi di nuovo su un computer a studiare, e allora la cosa è diventata un po' difficile. Però, ho visto anche che si è evoluto moltissimo e, e che sta prendendo sempre più piede e quindi ha sicuramente una un grandissimo futuro. Anche per il fatto che è un software gratuito, quindi non è poca cosa. Insomma. Sì, più o meno il background è simile anche per me, nel senso che anch'io eh, Blender non l'avevo mai utilizzato se non anni e anni fa e, e l'avevo anche trovato eccessivamente, eh, come si dice, eh, complesso, diciamo, Ho trovato oh. macchinoso da usare, e, e mentre invece SketchUp aveva attirato anche me quella volta. E quindi anch'io, la, la prima modellazione 3D che ho imparato è stata soprattutto su, su SketchUp. E, un attimo, solo che c'è una persona che mi sta chiedendo come entrare e gli do una risposta. Eh, c'è bisogno del link: eccolo qua, e la password. Ecco allora. sì, dicevo che anch'io mi ero avvicinato a sketchup perché era gratuito e perché era, e lo è ancora, eh, davvero intuitivo. Eh, allora, eh, ah, ecco, <ride> sta arrivando qualcuno. Eh, è vero, non c'è la password di là. Eh, allora, facciamo così. Io la tolgo. Spero solo che non capiti. Ecco, che non capitino. Passanti, diciamo, eh, ecco. Allora, adesso che cominciamo a essere un po' di più, eh, possiamo cominciare. Io sto tenendo la, la webcam accesa, poi condividerò lo schermo. E volevo avvisarvi che eh, nelle prove che ho fatto, una volta fatta partire la condivisione dello schermo, ogni volta che la disattivavo e cercavo di tornare alla webcam si piantava il browser e quindi molto probabilmente nel momento in cui passo lo schermo poi eh, non ci si vede più, insomma, ma niente di grave nel senso che comunque è più interessante vedere sì, quello che si fa. Allora, come dicevo prima Tommaso, tanto meglio se, qual se, se qualcuno di voi ha già dimestichezza con, i, con programmi di disegno tradizionale e magari si avvicina a Blender per la prima volta, eh, però potreste avere anche dei, dei background diversi, quindi magari se, siccome no, non siamo tantissimi, se, se, semplicemente intanto se qualcuno alza la mano e mi dice... Chi non ha mai mai utilizzato Blender, insomma. Io? Ecco bene, per, per sapere eventualmente appunto a, a che, su, su cosa si può andare via dritti e su cosa invece vale la pena soffermarsi. E... Allora, scusa ho interrotto, dimmi. No, no, volevo chiedere soltanto se mi vede o mi sente, proprio perché non capisco tramite la mia webcam. Sì, allora io vedo solo te, tutti gli altri hanno la webcam disattivata, probabilmente comunque per questione di banda, comunque in ogni caso probabilmente sarebbe meglio disattivarla. Comunque io ti vedo. Eh, ok, allora aspetta, provo a disattivarla. Per disattivarla è, la... è il bottoncino vicino al, al telefono rosso per, per chiudere. Eh sì, ah, esatto. Ecco. Come suggerisce qualcuno, probabilmente è meglio disattivare anche i microfoni perché mh, si accorge automaticamente se qualcuno parla e passa regolarmente. Quindi, basta muovere una sedia, far cadere una penna e, il, e lo schermo passa a quella persona. Quindi, eh, per tenere un po' d'ordine, facciamo così, e, allora. I, come dicevo anche prima, è improbabile che riesca a seguire entrambe le chat, quella su YouTube e quella su Gizzi. Quindi magari chi è interessato proprio a chiedere qualcosa venga qui su Gizzi. Ho, ho disattivato la password, se, se non capita niente di strano, tanto meglio. Eh, perché appunto eh, altrimenti farei fatica a, a seguire due discorsi eh, di qua e di là. Io adesso farei partire la condivisione dello schermo, quindi adesso che, che mi avete visto in faccia, insomma, eh, faccio partire la condivisione dello schermo, di, di uno degli schermi. Eh, e adesso ditemi se vedete, se si vede la, la schermata principale di Blender in questo momento. Penso. Sì, di... si vede. Perfetto, bene. allora e... Come qualcuno mi aveva anche già suggerito via Messenger, eh, Blender ha diverse versioni, è uscita una versione nuova, eh, come sempre eh, c'è in fase di beta la 2.83, mentre invece è in fase di alfa, quindi in, eh, ancora più indietro, diciamo in quanto sviluppo la 2.90. Su entrambe eh, lo strumento grease pencil è cambiato abbastanza, per cui ehm, questa che vedete qua davanti a me è la 282 che è quella attualmente ufficiale e ehm, è quella che si scarica dal sito se non si va a scegliere eh, le opzioni, quelle più particolari eh, di, di download delle versioni nuove. Comunque vediamo in ogni caso un pochettino. Anche la, la differenza tra l'una e l'altra. Allora, ah, ecco qua qualcuno mi diceva che non mi vede. E, sì, allora, la connessione che ho io a casa spero che riesca a fare il possibile. E, comunque, se vedete tutto bloccato, è perché in realtà non sto facendo niente in questo momento. Allora, comunque, cominciamo con la 282, semplicemente perché è quella, appunto, in questo momento supportata e ufficiale. Il um, Adesso l'ho aperta e come ho fatto, nei, a parte che sul mio, sul mio canale YouTube trovate anche un video, solo con le differenze tra la, che ci sono sulla versione nuova. Comunque, il, la schermata di inizio permette di partire in una modalità speciale di Blender che si chiama 2D Animation. Che eh, vi consiglio di scegliere in questo primo momento, semplicemente perché è il modo più facile per approcciarsi a Grease Pencil. Perché questa modalità è speciale e eh, apre Blender direttamente in modalità Grease Pencil. Difatti, il cursore che avete sullo schermo, se voi avete una penna e cominciate a disegnare, vedrete apparire subito i segni che disegnate. Quindi, questo è il modo più semplice con il quale cominciare subito a disegnare perché bisogna semplicemente cliccare su The Animation e dopo quello che si disegna appare a schermo. Adesso annullo un pochettino di questi segni che ho fatto e attivo un add-on speciale qui. Non fateci caso, ma semplicemente serve perché in basso, qua giù, appariranno tutti i tasti che io premo. Quindi, quando premo qualcosa, vedete, appare lì in fondo. E potete facilmente quindi capire quello che sto facendo e rimangono gli ultimi tre tasti che ho premuto. Allora l'interfaccia può fare un po' paura perché è piena di cose diciamo però si, si possono tranquillamente ignorare appunto. E come, come vedete, allora sì, per chi chiede se la, se la lezione è registrata, sì, la sto registrando e quindi dopo dovrebbe essere possibile vederla anche dopo. Allora, questa modalità 2D animation ci presenta questa schermata grande, appunto, dove disegnare. Volendo, eh, io lo, lo, in, lo insegno subito, anche se è una scorciatoia da tastiera, ma è una scorciatoia da tastiera che serve a ingrandire questo spazio bianco che è Control Spazio. Se voi premete Control Spazio, eh, la schermata su cui il mouse si trova riempie lo schermo. Quindi attenzione che se vi trovate col mouse quassù e premete Control Spazio, lo schermo si riempie con quel pezzettino di finestra sul quale si trova il mouse. Quindi attenzione, vi, quando siete sul bianco, Control Spazio e riempie tutto lo schermo. E può essere più comodo per se, vi, se vi spaventano tutte queste interfacce da astronave sulla destra, se proprio volete il foglio bianco del tutto c'è CTRL ALT spazio e avete proprio il foglio bianco e ci fate quello che volete per tornare indietro, CTRL ALT spazio e si torna indietro. Quindi, questo lo insegno, gli annulla sono CTRL Z come in tutti i programmi, allora. E siccome tutti quanti in genere abbiamo una tavoletta grafica, anche di questo io parlo subito. Se voi apri... io ho una Wacom però con altri marchi probabilmente si presenta lo stesso problema. Vi mostro come l'ho impostata. Normalmente, allora, questa è l'interfaccia della Wacom, al di là di, de, delle penne che avete. Ma eh, lasciamo stare questa che è una penna con tre pulsanti: normalmente la penna è così, con due pulsanti. E eh, è impostata in genere con il clic destro sul ehm, come in questa schermata qua Sul tasto davanti. Vediamo se funziona esatto, se funziona in blender così tasto destro sul tasto davanti e poi quello dietro doppio clic. Allora, io invece vi consiglio perché se voi provate a dire che quello dietro in blender serve il terzo tasto. Se noi proviamo a dire che vogliamo su quello dietro il click centrale, che è il terzo tasto e ci spostiamo qui, eh, a volte non funziona. Adesso sta funzionando, però in alcune configurazioni non funziona. Quindi, eventualmente se a voi non funziona, vi consiglio di lasciare click sulla punta e di invertire questi, quindi di mettere il click destro dietro e il clic sinistro, eh, sì, scusate, e il click centrale davanti. A volte io ho notato che in questo modo funziona, quindi col tasto, quello più vicino alla punta, c'è il tasto centrale che serve a ruotare la telecamera e a muoverla, e invece con l'altro tastino abbiamo a disposizione il tasto destro, che in questo caso apre un menu, ma lasciamolo perdere per il momento. Quando mi vedete tornare, eh, se usate il tasto centrale la vista si sposta, se volete tornare dove eravate... È il tasto 0 del tastierino numerico, num pad 0 Quindi, ogni volta che lo premete, entrate e uscite dalla visuale telecamera. Lo si vede anche qua su c'è scritto camera perspective, se lo premo user perspective. Quindi, qui sono nella modalità di navigazione 3D, premo lo 0 e torno nella telecamera che è quella che, che abbiamo trovato all'inizio, insomma, quella per il disegno. Eh, scusi, purtroppo sì. con me non funziona. Non scusi, capisco perché. scusa, scusa, eh, volevo dire scusa. Eh. Eh, non funziona come tasto 0, Cioè non capisco perché. Allora, avete una tastiera col tastierino numerico? Sì mm. eh, probabilmente semplicemente Ma... devi premere Block num. Scusi, ho schiacciato <ride> lo zero sopra. Sì. Eh, scusa, ho l'abitudine di dare del a tutti. No, no, aspetta. ma boh, tranquillo, però dammi del tu perché diventa più facile capirsi così non vale la pena no, no, darsi argone, del argone. lei. Scusa, comunque sì, devo schiacciare lo zero sul lato numerico. Argone. Esatto, allora per chi non ha un tastierino numerico, eh, compratelo, <ride> però eh, davvero, nel senso che in Blender eh, ci sono delle scorciatoie legate ai tasti di nume numero quelli. Sulla tastiera normale e delle altre scorciatoie legate al tastierino numerico, quindi sarebbe meglio averlo. Tuttavia, nelle preferenze, se le apriamo sotto input, troviamo questa voce qua: Emulate numpad. Eh, come se voi vi fermate un attimo su molte opzioni appare una, un piccolo aiuto e quindi c'è scritto main 120 keys act as the numpad ones useful for laptops quindi se voi lo premete da questo momento in poi potete usare anche lo 0 sulla tastiera normale e viene interpretato come uno 0 del tastierino numerico e però appunto io adesso lo disattivo e se potete io consiglio comunque un tastierino numerico. E ovviamente peggio ancora è se non avete un mouse con tre bottoni, però sinceramente davvero sono due cose che con, con un investimento di 20 euro si può recuperare. Molte volte purtroppo chi ha un Mac non ha i tre pulsanti, ma diciamo che sarebbe, è un problema comunque, nel senso che in Blender si fanno tante cose col tasto centrale. Comunque esiste anche un aiuto che permette di usare alt più tasto sinistro al posto del tasto centrale se proprio uno non ce l'ha. Questa finestra delle preferenze eh, è meglio sempre chiuderla perché così salva le preferenze. Nelle vecchie versioni di Blender, addirittura, ogni volta che si cambiava e si chiudeva, bisognava venire in questo piccolo menu e scegliere Save Preferences. Nelle nuove versioni c'è questa voce Auto Save Preferences, quindi essendoci questo, ogni volta che voi lo chiudete, le preferenze vengono salvate, altrimenti poi se le dimentica. Comunque, di, di base. Questo setup che vedete sul mio computer adesso è eh, ho creato un utente apposta, nuovo, con Blender installato col minimo indispensabile in maniera che, che corrisponda a, a quello che, che ci si ritrova se qualcuno non ha, non ha fatto niente di particolare, insomma. Quindi così per la penna vi consiglio questo, clic centrale davanti, clic destro dietro. Se volete farlo solo per Blender e non cambiarlo per tutte le impostazioni, ovviamente eh, lo lasciate, qui c'è scritto tutte, lo lasciate qui normale come era, poi premete qua il più, se Blender è aperto ve lo trovate in questa lista, fate ok e adesso potete cliccando qui andare a cambiare le opzioni della penna per il solo programma Blender. Volendo, e quindi io adesso torno momentaneamente anche all'altra mia penna, che è questa che si chiama Pen 3D, che non è niente di che, semplicemente ha un tasto in più. Avendo un tasto in più è un po' più facile assegnargli il tasto centrale in, in un, in, nel terzo pulsante, insomma. Allora, Abbiamo visto che, che possiamo disegnare subito, è un programma di disegno vettoriale in questo momento praticamente, quindi non stiamo disegnando pixel come su Photoshop, ma un po' come su Illustrator stiamo disegnando curve e punti. Se io premo CTRL e uso il tasto centrale trascinando, zoomo indietro e avanti, trascinando in su e in giù. Però vedete che c'è un rettangolo. Allora, questo rettangolo può sembrare il confine del disegno, ma non è così, perché se voi provate a disegnare, potete disegnare anche fuori dal rettangolo. Cos'è il rettangolo? Il rettangolo è la parte inquadrata dalla nostra telecamera. Se io adesso premo il tasto centrale e muovo, vedete il mio disegno è completo nello spazio fatto così. Premo 0 e torno nella telecamera e semplicemente in grigio vedo la parte che è esclusa dalla telecamera. Ehm, perché? Questo perché nel momento in cui noi abbiamo finito di disegnare normalmente vogliamo esportare il disegno eh, per portarlo da qualche altra parte, insomma, che sia Photoshop o che sia anche semplicemente inviarlo a qualcuno. Per fare questo, siccome Blender è un programma, appunto di, eh, un programma 3D, l'azione di creare un'immagine a partire da quello che abbiamo sullo schermo si chiama Rendering e, eh, e bisogna richiamarla appositamente. Siccome nell'interfaccia normale di 2D Animation non c'è nessun tasto Render quassù, allora bisogna andare nel menu Render e vedete che c'è la voce Render Image. Se è collegata al tasto F12, se io premo render image qui si apre un'altra finestrella con il mio disegno, una copia, e questa è un'immagine che posso salvare. Come vedete, la, questa immagine è il ritaglio mostrato da questo quadrato all'interno dell'interfaccia. Quando io ho fatto il render e vi conviene semplicemente imparare il tasto F12 perché è molto più semplice, altrimenti comunque render. Render questa immagine eh, potete salvarla da questo menu, Image, Save, che sia save o save as è uguale, e come vedete, adesso per esempio la salvo qui, potete scegliere in questa finestra dove andare, potete dargli un nome. E qui potete scegliere se salvare in PNG o in altri formati, mh, tipicamente JPEG insomma, o PNG. Il PNG non, non danneggia l'immagine, diciamo, rimane perfetta, però occupa più posto. Il JPEG la rovina un po', ma, ma occupa meno posto, insomma. Se uno preme adesso Save as Image, l'immagine è stata salvata, se vado nella cartella la trovo, e vedo che ho prova JPEG che è una normalissima immagine che posso aprire con, uh, con Windows e spedire quindi questa è la prima cosa perché vale la pena sapere come disegnare se non sappiamo come portare fuori quello che disegniamo e quindi ricordatevi che l'area è quella lì e potete però ah vabbè mi è arrivato un avviso che si è fermato lo stream di, di, di Youtube Uh, L'audio non si sente. Uh, mi confermate che, che mi sentite che non ho parlato al vento? No, no, l'ho <ride> sentito fino alla fine. Boh, uh, allora il problema, è, il problema è: il problema è YouTube, probabilmente che non uh, adesso provo a far ripartire lo stream su YouTube, però probabilmente no, non funziona benissimo comunque eccoci qua. Live streaming is on. Ecco, boh, vabbè adesso è ripartito anche quello su youtube non so come mai si fermi ah forse forse non avevo fatto boh ma era programmato per partire vabbè allora scusa c'è la sì. domanda veloce, certo. proprio così, no? sì. eh, volevo... Ha detto che queste, cioè queste lezioni che sta facendo su questo programma Giusti o non mi ricordo il nome Green eh, Spanks. Ecco, vengono salvate. Ma dove le posso vedere nel caso? Allora, io adesso la sto registrando e poi la darò all'organizzazione di questa Blender 3D Academy, che sono i gruppi Facebook Blender 3D Italia, Blender Help Italia e Popolo di Blender. E quindi saranno loro a pubblicarla in qualche modo e tanto vale chiederlo direttamente a loro. E... Ah, okay. In teoria dovrebbe essere salvata anche sul mio canale, in teoria, però siccome appunto mh, non mi fido tantissimo sto registrando in locale e appunto passerò poi la registrazione a loro. Perfetto, perché ho visto che molti non hanno canale YouTube, hanno solo meeting, quindi volevo capire anche se, come faccio a vedere gli altri. Se sì, allora, seguire. quando si, si tratta di chiedere appunto a, al, a, nei tre gruppi Facebook in questione, comunque insomma, in ogni caso cercherò di, di metterla anch'io ecco, sul mio canale. Tutte queste cose che sto dicendo adesso ci sono sul mio canale, eh, nel senso che il, se, se voi partite dalla lezione 1 io proprio faccio finta che qualcuno non, non lo conosca neppure, Blender, e si può usare appunto come stiamo facendo qui fin da zero. Ovviamente nella giornata di oggi mi piacerebbe cercare di, di muovermi anche un po' oltre quello che c'è sul canale in maniera che, po che possa essere interessante anche per chi magari ha già seguito o comunque ha intenzione di seguire tutto quello che pubblico comunque tornando a noi eh, il piano su cui dis potete disegnare è letteralmente infinito se io zoom tanto indietro posso andare a disegnare qua giù nella parte grigia e eh, se mi sposto nello spazio anche qui posso continuare a disegnare magari non so cosa sta succedendo e infatti vedete che, che i segni appaiono in posti strani capiremo poi come fare ma se ruoto la vista e disegno Posso davvero disegnare ovunque, solo che dopo, se io premo F12 per fare il rendering, vedrò sempre quello che c'è nella visione della telecamera. E quindi bisogna imparare a muovere la telecamera se vogliamo andare a inquadrare tutto il nostro disegno o comunque altre parti del disegno. Per muovere la telecamera ci sono Vari modi, ma quello che consiglio io è se abbiamo già imparato a muoversi col tasto centrale e abbiamo visto che CTRL tasto centrale zoom maiuscolo tasto centrale fa il PAN, quindi si sposta lateralmente e poi tasto centrale e basta ruota. Ma con la telecamera ovviamente non ha senso. Allora, come facciamo a muovere la telecamera? Il modo più semplice è eh, in pratica bloccare i miei movimenti, quelli che faccio così, assegnandoli alla telecamera invece che a questa specie di telecamera temporanea che si vede nel viewport. Per farlo, bisogna usare un piccolissimo menu nascosto che è in questo triangolino qua in fondo, a, a, vicino allo schermo. C'è un minimissimo triangolino. Se lo premete, appare un menu. Siccome è scomodissimo da premere il triangolo in questione, imparate la scorciatoia N di Napoli sulla tastiera. N di Napoli apre e chiude questo microscopico menu, che è disponibile anche se sono in, con Ctrl spazio a schermo pieno. E in questo menu ci sono varie schede. Adesso io ho attivato questa che voi non avete perché è semplicemente questa, questa DON che serve a mostrare i tasti. Le schede che avete voi sono Item, Tool e View. Nella, nella scheda View c'è questa voce qui, Lock, Camera to View. Se noi la premiamo, quando siamo, eh, se noi la premiamo, punto, quando siamo in modalità telecamera, notate che, che il bordino è diventato rosso. Adesso lo tolgo e il bordo è nero. Se lo premo, il bordino è diventato rosso. Ora, qualsiasi movimento io faccia viene fatto dalla telecamera. Quindi, adesso sto facendo Shift, tasto centrale e mi sto spostando a destra e a sinistra. Se premo Ctrl, tasto centrale, sto zoomando. Se premo tasto centrale e basta, sto ruotando. Ora, se io mi metto qui. Si, sì, dimmi io. Mh, ho provato a settare la penna come hai detto tu ma non mi fa assolutamente questo tipo di cioè, il tasto eh, centrale mi... non funziona ho provato in tutte e due le maniere adesso il tasto centrale mi, eh, mi fa una specie di undo oppure mi apre un menu contestuale con scritto rendere o qualcosa questa cosa riguarda il, il, um, il tasto quello avanti che praticamente mi crea un segno che ha una specie di codina rossa che fa il segno più morbido. Um, allora, so, allora... So Io ho un Mac, quindi so, so che probabilmente so. totalmente eh. per problem il problema e non... non no, allora, eh, no. esperienza col Mac purtroppo non ne ho e, e quindi non, adesso no, non vorrei che fosse una cosa strana che capita lì, però... Eh, se mi dici che ti appare un, um, un segnetto rosso mentre disegni, eh, sì. a me appare premendo. Eh, scusate, ho, premuto, ho fatto delle cose strane. Torno un attimo dov'ero ero. Eh, se voi premete maiuscolo e disegnate, appare esattamente quello che dici. Sì. Ecco, è una cosa che è però, su altro, però dovrebbe essere... uscire col tasto maiuscolo, premendo maiuscolo. Quindi sì. forse non è che hai un blocco a maiuscola attivato? No, no, no. E... no, no. allora... Shift e tasto centrale mi eh, fa questo. No, allora si, significa che non è il tasto centrale quello che stai premendo. Eh, nel senso, se disegna, quello è il click standard. Quindi toccare la punta e disegnare, quello è il click standard. Torno sì. un attimo qua nella tavoletta. La punta deve essere impostata su click e basta. Sì, la punta è su click. Se tu imposti uno degli altri tasti su eh, click, click, ovviamente. Se io facessi adesso così, eh, mh, disegnerebbe utilizzando uno de dei tasti che non è quello, quello che voglio. Quindi, pr prova a fare. Hai, hai una Wacom? Comunque, hai questa stessa finestra, sì, ho, una, ho una Wacom, un po ma una 21 pollice di quelle storiche boh boh ma, bo, bo, ma eh. non è quello Il, intendo ah. dire che l'interfaccia è questa qui quella sì, che sì. vedi no, no, no. ecco allora e la penna è questa a due punte tu hai impostato come la vedi qui clic centrale davanti e clic destro dietro esatto se vuoi ti condivido lo schermo guarda si e... usate... sì, non in so se so... Sì, sì, va bene um, allora però il right click. Io trovo in inglese, il right click dietro, il middle click davanti. Il click sì. davanti è, non, è, non è opzionabile nel senso che è fisso, sì, no, no. no è... Infatti, bisogna sì. allora l'impostazione è effettivamente giusta. Nelle impostazioni di Blender, qui eh, alla voce input, Prova ad aprirle un attimo visto che hai ancora lo schermo condiviso. Edit preferences. Alla fine è utile proprio incontrare queste cose perché purtroppo sono quelle che bloccano molte persone. Allora, se ti sposti alla scheda input, allora sì. vediamo. Eh, emulate free button, continuous grab, release, confine. No, sembra esattamente la stessa. Però io qui ho una voce tablet API automatic perché... Questo è il modo di, di interpretare la tavoletta, però è una caratteristica di Windows perché ha a disposizione due modi, evidentemente lì non c'è questa, questa opzione. però eh, Quindi prova un attimo a spostarti sul, sul... lì dietro e vediamo cosa succede. Quindi trascina la penna e vediamo e, e disegna. Se invece premi il tasto che hai, che hai determinato come tasto centrale, che succede? ti appare quello che è, che è in pratica come fare maiuscolo Click E questo è strano. Mentre invece l'altro tasto funziona come tasto destro correttamente. Eh, no, nel senso che fa questo effetto strano. Prima, ecco, vedi. No, ma vediamo se il tasto destro funziona, volevo dire. Cioè il, il tasto dietro? Sì. Il tasto dietro non so cosa stia facendo, in realtà non sto facendo nulla. Mm. Allora c'è un suggerimento da parte di, di Matteo che dice prova con emulate free button mouse e setta OS key. Allora, siccome anche lui ha un Mac, eh, è più facile che ti sia d'aiuto lui su questo. Allora, quindi tornando alle, pre, alle preferenze, eh, qui cliccare su emulate free button mouse. Eh, e dopo eh, setta OS key su Mac. Eh, ah, OS key, ok. Quindi ti ha dato quel suggerimento lì. E adesso in pratica prova a eh, premere il tasto OS key e a cliccare. Quale sarebbe l'OS key? Eh, quello, no, allora questo è un è tutt'altro tasto. Oesky, credo sia la mela, no? Eh, su Mac. Ah, quindi mela... Prova a premere mela e cliccare e trascinare. Sì. Questo è il tasto destro. No, allora mi dice il tasto command, no mela. Prova command e, e muovere. Oh, command e mela. Ecco, command Quello e clicca. Ecco command e clicca è questo. ok. Ok, buon, quindi devi fare in quel modo. Eh, sì, scusatemi, la mia esperienza su, sul mondo Mac è decisamente bassa, però queste cose qua... Ehm, se... Comando se... tasto destro, ruota la telecamera, ruota lo spazio, diciamo. Bene, comunque, tra l'altro, ehm, tanto per dare una mano a tutti quanti quelli che potrebbero avere problemi, quassù in alto a destra vedete che ci sono questi X, Y e Z colorati. Sì. Eh, se voi ci, ci andate sopra col mouse e trascinate potete spostare la vista usando questi controlli e se voi premete su Y tornate nella visuale mh, quella normale e ogni volta che ci premete in pratica passa da davanti a dietro e quindi vedete il disegno che si specchia quindi cliccando sulla palla grigia e muovendo ottengo lo stesso effetto del tasto centrale e eh, cliccando invece x, y e z mi sposto sui singoli assi ma soprattutto qua sotto abbiamo la manina e il tasto per zoomare e in più c'è il tasto della telecamera quello del numpad 0 quindi se proprio avete problemi con i pulsanti io adesso chiudo col tasto n questa, la, il menu di destra ma ricordatevi questi tasti qua, allora qui sopra posso ruotare, con più e meno posso zoomare, io ho ancora settato lock camera to view e quindi essendo nella telecamera queste cose che faccio le fa la telecamera. Se premo lo 0 oppure questo tasto esco dalla telecamera e quindi quello che faccio non viene replicato dalla telecamera. La vedete sulla scena? È qui la telecamera è rappresentata da questo, da questo disegno in cui questo è il punto di origine della telecamera e questo è il suo, il suo campo visivo se la premo infatti vedo la mia scena da qui quindi con lock camera to view disattivato nel momento in cui zoom zoom il riquadro all'interno de, del, del mio viewport e nel momento in cui muovo lo muovo e se ruoto mi esco dalla telecamera con Lock Camera to View, quello che faccio viene fatto dalla telecamera, a patto di esserci dentro. Quindi devo prima esserci dentro e poi mi sposto. Tutto questo è per dirvi che adesso, eh, forse però, eh, adesso dovreste disattivare la condivisione dello schermo, altrimenti stanno vedendo forse tutti te e non, e non me. Scusa. Tom, prova. Ecco, almeno vediamo... Ok, no. adesso, adesso vediamo. Dovreste tutti quanti rivedere me. Insomma, tutto questo per dire che se premo F12 adesso e faccio il rendering adesso, vedete che finalmente inquadro quello che voglio ora. Quindi, adesso ricomincio da capo: file new e posso scegliere 2D animation da qui. Lo faccio solo perché ho, ho riempito di, di segni. Quando sono in questa situazione. E disegno qualcosa se zoom indietro vedo questo riquadro e mi accorgo appunto che posso disegnare fuori ma non posso inquadrarlo posso muovere posso zoomare ma ogni volta che premerò f12 vedrò sempre la stessa inquadratura se voglio cambiare l'inquadratura n view lock camera to view posso richiudere n e adesso quello che faccio qui con la mano lo zoom con eh, il pivot qua sopra se ero già nella visuale della telecamera verrà ereditato dalla telecamera e quindi se premo f12 ecco che i miei riquadri sono in prospettiva quindi posso facilmente dopo aver disegnato qualcosa mettermi in prospettiva fare f12 e avere il disegno Un'altra cosa che vi voglio dire subito è che notate che c'è una leggera differenza di colore, quando premo F12 almeno a me i segni sono più chiari rispetto all'originale. Questa impostazione dà fastidio e va cambiata da questo menu, dovete premere sulla macchina fotografica, scorrere fino in fondo e trovate la voce Color Management. E in questa voce display device invece di SRGB scegliete NaN. da questo momento in poi, quando fate F12 i colori sono uguali. Dopodiché ehm, c'è un'altra cosetta. Lo sfondo non è perfettamente bianco, non è per forza un male. Eh, allora, prima di tutto notate che, che prima non avevamo il, il piano. Eh, con i quadratini perché ci trovavamo esattamente nell'asse y se lo clicco adesso torno qui la telecamera non si è spostata ovviamente però in pratica se voi vi trovate esattamente in coincidenza degli assi scompare il piano e, e va meglio da disegnare appena invece vi spostate un po eh, il piano appare e mh, può essere fastidioso se volete nasconderlo, mh, potete semplicemente per ora cliccare questo tasto qua su, show overlays, è in blu. Se voi lo premete, il piano scompare. Comunque, che ci sia o non ci sia, premendo F12 e facendo un render non viene fuori. Quindi non preoccupatevene. Se proprio vi dà fastidio da vedere, con questo tasto lo tirate via. In realtà, con questo tasto, tirate via tutte le informazioni aggiuntive. Ma siccome per ora c'è solo il piano. Mm, va benissimo così quindi eh, adesso abbiamo imparato a muovere la telecamera è impossibile tornare esattamente al punto di prima eh, facendo scomparire gli assi una volta che si è cominciato a muoverla in questa direzione quindi eh, se proprio volete farlo tocca inserire a mano la posizione della telecamera e, mh, non è una cosa che vi consiglio di fare adesso, semplicemente cercate di rimettervi più o meno nella posizione iniziale nel caso e disattivate il piano con questo oppure, siccome finora abbiamo solo schizzato, fate di nuovo New 2D Animation e vi ritrovate il, il piano vuoto e ricordatevi insomma che se premete Lock Camera to View. Eh, non vi conviene, vi conviene solo fare pan in, in direzione orizzontale e zoom se non volete che, che, che appaia questa griglia. Insomma, ma d'altra parte, siamo in un programma 3D, avere la griglia è, è il minimo. Insomma, allora, eh, scusa, ho fatto il new general, allora, siamo di nuovo qua. Andiamo a vedere subito che strumenti abbiamo a disposizione per disegnare. Perché abbiamo disegnato: cos'è questo? Questo somiglia, diciamo, a una matita. Pencil, infatti, lo strumento è qui. Pencil, ce n'è altri. Eh, sono già pronti questi qui. Pencil soft è semplicemente simile, ma con, con bordi sfumati. Poi c'è un pen che è una, una, diciamo, una penna che comunque se voi premete poco riesce a essere leggera, ma ha un, um, un segno molto più uniforme. Poi eh, andando, diciamo, un'altra che è utile è questa qui, Ink Pen, che la uso spessissimo, che è il più classico dei pennini, diciamo, nel quale se voi state leggeri il segno è molto sottile. Se premete il segno si, si ingrossa, però non ha nessuna variazione di opacità e quindi è, è utile per inchiostrare perché è sempre nero pieno. Dopodiché Ink Pen Rough somiglia a questa, però eh, aggiunge dei, della mobilità nel segno de, della sporcizia e quindi risulta mh, mh, grezza. Marker Chisel è una specie di pennello quadro, quindi le righe molto verticali sono sottili, le righe orizzontali sono grosse e ovviamente le diagonali di conseguenza, quindi è un pennello calligrafico. E Marker Bold ha lo spessore uniforme, però ha un'opacità eh, intermedia, che quindi ogni volta che, che ci passate sopra i, i segni si sovrappongono. Airbrush è il classico orribile <ride> sfumino, diciamo che se state leggeri è sia piccolo che leggero, se premete diventa nero e grosso. Siccome questi strumenti base sono molto base, eh, andiamo subito a vedere come modificarli. Questa cosa qua mh, comincia a essere un po' particolare, quindi torno un attimo su Pencil. La prima cosa che vogliamo fare in genere è ingrandire e diminuire il segno, lo trovate qui, radius, quindi se io lo alzo adesso ho un, un segno più grosso, ovviamente nel caso di una matita non ha molto senso, però ri, ehm, questo raggio viene ricordato strumento per strumento, adesso è a 15, se mi sposto su pen, vedete che è tornato 30 perché la penna era a 30, torno su pencil e si ricorda il 15. Questo tastino a fianco significa usa la pressione e infatti è impostato. Se io lo tolgo lo spessore rimane sempre uguale indipendentemente da quanto premo. Lo schiaccio e reagisce alla pressione. Siccome è scomodo venire qua su ogni volta, qual è la scorciatoia da tastiera? È la F. F, trascino e ho una, un, un aiuto visuale di quanto è grande, premo di nuovo e adesso il mio spessore è più grande. Quindi F rimpicciolisco e disegno, F ingrandisco e disegno, questo serve a cambiare la dimensione del pennello. Se lo trovate scomodo, dopo aver premuto F potete anche scrivere un numero, quindi se io premo F e poi premo 10, scusate che si sono disattivati questi, si disattivano sempre ogni volta che si ricomincia. quindi se io premo F e scrivo 30 con la tastiera e premo invio, ho cambiato il valore a 30. Quindi F e posso semplicemente trascinare e premere. Oppure F numero, invio e imposto il numero a mano. Altrimenti, venite qua su e potete sia trascinare il mouse a destra e a sinistra, che è molto facile, e sia cliccare sopra e scrivere un numero. Queste cose qua valgono per tutti gli strumenti. E come c'è radius, c'è strength, che è il nel caso dei, di questo pennello che ha una certa opacità, vedete che quando passo sopra si, si sovrappone, il quanto è trasparente è determinato da questa voce è a 0,6. E infatti c'è una certa trasparenza. Se io lo porto a manetta a 1. Il segno è completamente nero, siccome però è comunque, vedete, impostato use pressure, comunque la pressione comanda questa caratteristica. Se lo tolgo, adesso la pressione è in influente e sarà sempre a 1. Se lo abbasso a 0,15, adesso sarà sempre a 0,15. Se la rimetto, 0,15 sarà il massimo e quindi per quanto io prema, non riesco ad aumentare. La scorciatoia, come per raggio era F, la scorciatoia per la forza è maiuscolo F e appare anche qua un aiuto visivo. Più vado a destra, più vado verso 1, più vado verso il centro, più mi abbasso. Quindi, come prima, posso premere maiuscolo F, ingrandire e adesso ho maggior forza. Maiuscolo F, rimpicciolire e ne ho di meno. E come prima, posso scrivere un numero. Maiuscolo F. E ovviamente devo metterci adesso ho provato a scrivere 2 ma ovviamente è 1 al massimo maiuscolo f 0.1 e bisogna scriverlo per esteso comunque anche qua semplicemente trasciniamo um, un'altra cosa è eh, che ve la dico subito visto che ho riempito tutto di, di segnacci c'è una gomma rapidissima che cancella tutto che è B, premo B e appare un cursore che mi permette di trascinare un rettangolo e questo rettangolo verrà completamente cancellato. Quindi, B trascino un rettangolo, rilascio la penna e scompare tutto quello che è nel rettangolo, viene proprio buttato via. Quindi, questo è un metodo di cancellazione rapida. Quindi, raggio e forza in pratica ci permettono di trasformare ognuno di questi strumenti nell'altro. Nel senso che anche se io seleziono pencil e, e poi se ci metto lo string a 1 e gli tolgo la pressione, abbasso il raggio, mh, ho, ho ottenuto qualcosa di simile a quello che era ink. Eh, ink. Quindi, sì, in, in, tutti questi strumenti non sono nient'altro che preimpostazioni delle, delle varie voci. Allora, ce n'è tantissime, eh, quindi mh, è un po' complicato andare davvero a vederle tutte quante. Le, le trovate qui, ma questa parte qua sopra è una specie di eh, scorciatoia veloce. In realtà tutte le impostazioni del pennello le trovate qui a destra premendo questo primo tasto qui, che, che è i, le caratteristiche del tool. Come vedete, qui è possibile selezionare la matita cliccando e vedete che ci sono gli strumenti anche qui, quindi in questa finestra trovate tutto descritto in maniera più estesa. Questa è la versione veloce, anche col tasto destro. Oh, scusate, ho premuto quello centrale per abitudine. Anche premendo tasto destro appare velocemente a schermo Radius e Strength che si possono regolare se preferite questo metodo, che è tipico anche di Photoshop, insomma. Quindi ci sono tanti modi per fare la stessa cosa, I, queste impostazioni, vedete, radius e strength, me le ritrovo anche qui. Notate che lo strumento adesso che le ho cambiate, eh, se le ricorda. E quindi, se io, io adesso questo Ink Pen diciamo, l'ho rovinato ormai, nel senso che se io torno ne, ne scelgo un altro e poi torno su Ink Pen si ricorda tutte, non, non gli somiglia più a quello originale perché ho fatto queste modifiche e sono state registrate all'interno dello strumento quindi ehm, in pratica mi sono perso le impostazioni iniziali se vogliamo rimetterle come erano c'è questo tasto che permette vedete create preset brushes se lo premo torna a riempire il, la lista dei tool con gli strumenti iniziali se ne avete fatti di vostri li aggiunge ai vostri, quindi non cancella i vostri, se voi volete creare una copia di uno strumento perché vi piace, ma volete modificarlo per farne un altro, che ne so, vi, vi fa comodo avere un ink pen con una, con una strength più bassa, potete creare una copia dello strumento eh, premendo questo foglietto qui. Se lo premete, Adesso vedete che questo si chiama Ink Pen 001 e se vado nella lista ho Ink Pen e Ink Pen 001. Quindi adesso questo è un nuovo, un nuovo strumento e posso fargli quello che voglio. Adesso è diverso dall'altro. Se torno su Ink Pen è quello di prima: Ink Pen 001 è cambiato. E se voglio dargli un altro nome, basta che clicchi qui e gli do un altro nome. Gli strumenti vengono salvati insieme al file, quindi noi finora non l'abbiamo mai fatto. Se vado su file e faccio salva, e eh, adesso vado a salvare nella cartella eh, e facciamo schizzi, ho salvato il file di Blender e questo pennarello è qui. Guardate, se io adesso faccio nuovo, 2D Animation vado negli strumenti e il mio pennarello non c'è quindi non è come nei classici programmi in cui lo strumento appartiene al programma lo strumento appartiene al file è salvato insieme al file quindi gli strumenti quando voi fate un nuovo file ve li ritrovate sempre uguali e invece se vado ad aprire open recent il file appena fatto pennarello ce l'ho quindi ricordatevi che lo strumento viene salvato insieme al file questa è una, una caratteristica molto particolare di, di, di Blender che, che può mettere un po' in difficoltà all'inizio. Volendo, voi potete comunque. Eh, se, quindi vi consiglio in pratica, se vi fate uno strumento, eh, cercate di tenervi un file da parte con i vostri strumenti. Così potete aprirlo in qualsiasi momento e, eh, e partire con gli strumenti già pronti che vi siete fatti. Diciamo. Eh, sì, ma non è possibile esportarli gli strumenti. Allora sì, è, è possibile. Ehm, in pratica, eh, sono all'interno dell'oggetto de, grease pencil che è dentro a questo file. Quindi esportarli significa prendere questo disegno. Portarlo su un nuovo file, cancellarne i segni e ricominciare. No lo so che è strano e infatti è strano quindi se io ho creato uno strumento che mi piace cosa devo fare? devo salvare il file cioè in pratica l'esportazione in blender ogni cosa è un file di blender quindi io devo fare salva il mio pennello, mio pennello. ho salvato un file col mio pennello e quando voglio disegnare con quello invece di fare new andrò ad aprire il file in questione premo la, la b e cancello tutto e, e ricomincio eh, a disegnare eh, sia chiaro che questa cosa che vi sto dicendo è ehm, perché ancora non sappiamo come trattare l'oggetto grease pencil qui in alto a destra mh, vedete questo questo qui è l'elenco delle cose che ci sono sulla nostra scena. E per ora noi stiamo disegnando su questo oggetto. Se, nel momento in cui noi impariamo che questo oggetto potremo anche copiarlo e incollarlo tra un documento e l'altro, eh, capiamo che possiamo spostarci in questo modo anche gli strumenti. E possiamo anche vederlo subito, sinceramente, perché eh, mh, è una cosa che, che ha la sua importanza. Allora, cancello questo disegno e magari eh, adesso disegno qualcosa di un attimo più sensato semplicemente per riconoscerlo, blocco semplicemente un attimo un, un profilo di una testa giusto per, per avere un, uh, un elemento riconoscibile nel momento in cui, in cui andiamo ad esportarlo. Adesso non ho nessuna intenzione di, di fare un, un disegno ben fatto ma per farvi capire adesso questo è il disegno di una testa noi siamo in questa blender per ogni oggetto che è in scena permette di eh, modificarlo in vari modi il modo che stiamo usando adesso è il disegno la modalità draw se io esco dalla modalità draw e ne scelgo un'altra posso fare altre cose al mio disegno facciamolo subito vado in object mode Cos'è successo? Intanto non posso più disegnare. Se voi provate a trascinare, no, non succede più quello che succedeva prima. È apparso un puntino arancione. Inizialmente è tutto bordato di arancione. Se cliccate sopra una riga o fuori, vedete che, che, che appare o meno questo bordo arancione. Cos'è questo bordo arancione? Indica l'oggetto che ho selezionato sulla scena e questo puntino indica al centro l'origine dell'oggetto. Come ho disegnato questa faccia, io potrei creare un nuovo disegno dentro il mio file di Blender. Per farlo, seguitemi un attimo, semplicemente, eh, diciamo, anche se non capite, ma nel menu Aggiungi qua, se, eh, controllate di essere in Object Mode, questo menu è cambiato e eh, qua c'è questa voce Add. Se la premo, abbiamo di nuovo Grease Pencil come voce qui sotto e scegliete Blank. Cos'è successo? Nella mia scena adesso è apparsa una voce nuova, è apparsa questa, questa voce G Pencil che è nuova ed è selezionata, è in arancione. Se io qui da Object Mode adesso vado e scelgo di nuovo Draw e ricomincio a disegnare. facendo un nuovo disegno con il mio strumento pencil e eh, lo sto facendo come un nuovo oggetto perché l'abbiamo creato nuovo nel menu add e guardate adesso torniamo in object mode e vedete che è selezionato in arancione il cappello se adesso premo in object mode sulle linee della testa ho selezionato la testa il cappello, la testa e guardate qui appunto il, la testa era Stroke. Quando clicco il cappello la selezione passa a G Pencil. Quindi in pratica all'interno di un file di Blender io posso avere molti disegni diversi. E nel momento in cui adesso mi sposto in 3D qui, se io seleziono un oggetto posso premendo per esempio questo tasto appare a schermo un ghismo con delle frecce, questo tasto è Move, se uso la freccia verde posso spostare nello spazio questo oggetto rispetto allo spazio tridimensionale. Quindi ho due oggetti separati che posso modificare a piacimento. Qua c'è appunto Move, qua c'è Rotate e appare di nuovo un ghismo in cui posso scegliere di ruotare per esempio su questo asse l'elemento. Adesso non ha senso, eh, faccio a nulla, però riprendiamo un attimo il cappello, muovo, lo rimetto circa lì, torno nella telecamera, prendo lo strumento rotate e lo ruoto. Vedete tra l'altro a cosa serve questo benedetto puntino arancione? È il centro, il centro di tutte le cose che faccio. Quindi anche la rotazione nel momento in cui la faccio viene fatta rispetto a questo punto centrale. C'è anche scala che regola le dimensioni sui vari assi, quindi per esempio posso deformarlo modificandolo su un asse solo, ma se premo qui si scala su entrambi gli assi. Se premo invece al centro lo scala rispetto al centro in, in un modo un po' strano. Nel momento in cui invece. Adesso lo sfondo è bianco e si fa una fatica bestia a vederlo, ma c'è anche un, un tastino, un, un cerchio mh, attorno. Che se cliccato eh, Dovete imbroccarlo, quello bianco. Se lo cliccate con la penna. Ecco, è difficile. Lo scala in maniera normale, come ci aspetteremo. E, tra l'altro, parlando di scala un attimo faccio un paio di annulla torno al cappello lo, lo ridimensiono di nuovo e lo sposto al suo posto parliamo un attimo di dimensioni torniamo in draw mode sul cappello adesso se prendo il marker bold perché voglio fargli delle ombre qui e poi magari voglio disegnare la tesa Adesso mi sposto nello spazio 3D e guardate il segno, è grosso, adesso zoomo anche, come era grosso da questo lato, è grosso anche in questa direzione. Il segno ha uno spessore come fosse un tubo. Quindi ricordatevi anche questo, più grosso è il vostro segno, più è grosso anche nel, nell'ambiente tridimensionale. Questa cosa qui appunto di poter creare più oggetti ci permette volendo di fare anche un banale copia e incolla di un oggetto. Io sono ancora in, in, in uh, draw mode, ma se torno in object mode e ho il cappello selezionato, posso premere CTRL C sulla tastiera, CTRL V e mi ritrovo un nuovo cappello che posso spostare in una posizione diversa. E sono due, cioè oh. GPENSIL G 001 e GPENSIL e basta. Questa cosa qui è abbastanza chiara. Ci siete? Sì. <ride> Perché? È sì. chiara. Sì, eh, infatti, nel, nel corso che c'è sul mio canale, questa cosa dell'object mode la comincio nel secondo modulo perché bisogna avere un pochino di mano con Blender, però è il, il, la potenza di questo strumento perché è chiaro che eh, in questo momento quindi io posso, avendo più oggetti, posso ruotarli nello spazio tridimensionale, ognuno per suo conto. È molto diverso da, eh, da un normale programma di disegno. Dopodiché io adesso questi gizmo qua ve li ho fatti vedere per farvi vedere che a schermo ci sono gli strumenti, ma è molto più facile imparare le scorciatoie. Io sinceramente non li uso praticamente mai. In pratica se voi imparate che... Basta fermarsi sopra col mouse, vedete che c'è scritto shortcut lasciate stare space bar ma c'è scritto g sul rotate r e sullo scala s quindi io di solito tengo sempre questo qua select box come strumento in maniera che ogni volta che clicco seleziona lo strumento se premete la g e poi muovete spostate l'oggetto se premete la s e, e, e spostate lo scalate r e ruotate e ruota molto più facile che non correre dietro al, ai, alle freccette e alle, alle rotelline quindi vi consiglio assolutamente la selezione degli oggetti potete farla cliccando qui ma anche cliccando qua su quindi se io adesso clicco su stroke qua riseleziono il primo oggetto ovviamente è anche comodo dargli dei nomi sensati potete fare tasto destro sul eh, no a quanto pare col tasto destro no comunque doppio clic eccolo qua doppio clic e lo chiamo testa doppio clic e lo chiamo cappello doppio clic e lo chiamo copia del cappello quindi se potete anche dare dei nomi sensati a tutte le cose notate che anche la telecamera è, 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 una, è un oggetto di scena infatti quando mi sposto in 3d la posso selezionare adesso è arancione quando sono in object mode posso selezionare anche la telecamera come seleziono tutti gli altri oggetti. Per cui, come vi dicevo prima, potremmo spostare la telecamera come abbiamo spostato l'oggetto. Premo la G e la porto in giro. Solo che ovviamente non è molto facile capire cosa sto inquadrando. Premo la R e la ruoto. Ma, ma siccome non si capisce, per quello io vi suggerisco, entrate in modalità telecamera e usate. Questa tecnica di view, lock camera to view, e poi potete usare appunto la manina o spostare, ingrandire. E appunto adesso con F12 ho il mio rendering che, come al solito, devo andare a mettere display device NUN. Se eh, ci sono delle cose che fate ogni volta, Blender vi viene in aiuto nel senso che potete eh, salvare, a parte potete farlo anche a mano, vi salvate un, fate tutte le cose come cambiare display device, eh, importarvi i vostri strumenti e poi andate nel menu file, fate un salva e, e salvate un documento base dal quale partite ogni volta. Volendo, posso anche andare su default e scegliere save startup file clicco save startup file d'ora in poi questo sarà il mio file di apertura di Blender sempre quindi se faccio new general parte qua ma se faccio new to d animation parte sempre con questa cosa qui anche proprio con l'oggetto il disegno, la telecamera in questo posto e quindi volendo potete mettervi quello che vi piace avere all'inizio anche queste impostazioni qui che, che vi ritrovate a fare ogni volta e poi fare save startup file. E se io adesso premo load factory settings, ripristina la situazione di, di fabbrica e posso di nuovo fare un save startup file. E adesso ho sovrascritto il file di partenza con di nuovo il file di partenza di fabbrica. Ripristiniamo questo benedetto Screencast Keys. Quindi Posso dare un piccolo aiuto in questo momento che mentre spiegavi, sono riuscito a capire il motivo della... per chi usa il Mac. Proprio... Ah, eh, ok. Ehm, allora, i tasti eh, conviene tenere la penna senza niente, praticamente usare solamente la, la punta. Ehm, eh, schiacciando la punta e premendo eh, command. Quindi mela è sì. la rotazione, premendo punta e, con, e mela e control, c'è cioè lo zoom, mela e shift c'è cioè la pan. Ecco, queste sono Perfetto. Le, Quindi le shortcut, in eh, in, in questo momento. Bene, in pratica, ctrl... Ehm, sì, command click è uguale a tasto centrale. Esatto. Perché infatti sì. maiuscolo, tasto centrale fa il pan, e control il tasto centrale fa lo zoom e quindi lì è maiuscolo command tasto ok però ricordatevi che dovete aver messo eh, emulate sì. free button mouse qua Esatto. e scegliere che la voce è, ehm, os sì. quindi il giorno in cui apple si, si adeguerà al resto del mondo si sì, sta cosa del fatto che, no, che si ostinano a non mettere il terzo tasto sembra più eh, un vezzo eh. Vabbè, vabbè, okay. comunque anche Blender fino all'altro giorno aveva tasto destro per selezionare e anche quello era un vezzo e per fortuna hanno smesso perché tasto destro eh, sì, per selezionare è, cioè, tutto il mondo seleziona con l'altro e... esatto, sì. quella di andare a cercare le cose solo per fare gli strani e, sì. comunque eh, adesso esatto, esatto. In pratica abbiamo capito che la modalità mh, su The Animation non fa nient'altro che presentare un file di Blender con un oggetto Grease Pencil già creato e in modalità Draw. Per quello è facile da usare. Proviamo un attimo per, ad andare ad aprire Blender in modalità General. Non salvare. Ecco, Blender in modalità General è questo. Si apre con un cubo in mezzo alla scena, una telecamera, una luce e siamo in object mode. Posso selezionare in object mode ognuno di questi tre oggetti e li vedo qui, camera, cube e light. E quindi non posso disegnare. Se io voglio disegnare adesso, dovrò creare un nuovo oggetto grease pencil come abbiamo fatto prima, add, grease pencil e scegliamo sempre blank per il momento. Adesso in scena c'è un nuovo oggetto grease pencil. Devo selezionarlo, ma se ho fatto add è già selezionato. Infatti, lo vediamo in arancione qui posso andare in draw mode. E adesso disegno. Qual è la differenza? Eh, sì? Scusa, posso fare una domanda? Proprio? Certo. Eh, questa cosa è quello che hanno fatto vedere tra le novità: che si vedeva un disegno in animazione e uno spostava la luce sopra e sotto il disegno, che cambiava addirittura. La luce proiettata sul disegno, esatto. Delle... Allora è quella. Sì, Anche sì, fico. sì. Questo adesso stiamo disegnando nello spazio 3D. Eh, qual è la differenza? Che in 2D animation, in pratica, la telecamera viene messa qui, qui davanti, in questo posto qui, in maniera da guardare il disegno di fronte, eh, anzi, viene messa sull'asse Y, scusate, viene messa qui eh, e guarda il disegno in questa direzione. E poi vengono creati un po' di materiali perché come vedete adesso non sto più disegnando in nero ma sto disegnando in un boh, grigetto e qua non ho più niente da scegliere e, e in più non c'è il cubo e eh, lo sfondo è bianco. Sono tutte cose che possiamo ricreare anche qui. Allora eh, lo sfondo impariamolo comunque perché tanto anche prima si faceva così. Bisogna andare in questo simbolo col mondo, mondo è il, il mondo della nostra scena e vedete che c'è una voce color qui. Molto semplicemente la premiamo e andiamo a scegliere un colore. Perché non è successo niente? Perché la modalità 2D animation selezionava da sola questo pulsantino qui che adesso non c'è. Se noi lo premiamo, non questo ma quello vicino, adesso vediamo la scena esattamente renderizzata con le luci, le ombre e tutto e anche il colore del world. Quindi, con questo semplice eh, valore di mondo sto determinando il colore dello sfondo, ma proprio dell'intero mondo e quindi vedete che anche il cubo di conseguenza è bianco, ma viene illuminato dal colore del mondo che c'è attorno e quindi prende questo color salmone in questo momento. Quindi, hai premuto scusami allora qua su qua su in alto eh, nel viewport ci sono questi bottoni ah, okay, okay. il primo mostra solo il, la wireframe il secondo mostra, è quello base mostra gli oggetti eh, senza colori senza niente in grigio questo ci mostra i materiali ma non ci mostra lo sfondo questo mostra esattamente il risultato del rendering solo che ovviamente il risultato del rendering come al solito è dalla telecamera che in questo momento si trova qui e quindi anche se io mi sposto qua giù e premo F12 continuo a vederlo uscire dalla telecamera e quindi 0 N View Lock Camera to View e adesso sì che mi posso spostare da un'altra parte, premere F12 e avere il risultato se lo camera to view è attivato, il quadratino grigio quando zoomate non riuscite a ingrandirlo. Bisogna disattivarlo e allora, zoomando, il quadrato si ingrandisce, vedo meglio. Poi lo ripremo in maniera da poter muovere la visuale. E di nuovo, come abbiamo visto prima, color management display device none. Eh, e il, il colore, vedete che adesso corrisponde perché io non avevo scelto. Se, se lo guardate qui, non è quello che avevo prima. Sono diversi, cioè rimangono uguali ma in pratica è una questione di visualizzazione. Adesso, senza scendere nel tecnico, ricordatevi che se non vi piacciono i colori di uscita è perché dovete scegliere Display Device None. Cercate di farlo all'inizio, perché altrimenti poi, come vedete, finite per scegliere dei colori strani. I selettori dei colori in Blender sono facili da usare. Quando si clicca qui c'è tutto lo spettro. Più si va verso il centro, meno sono saturi. Più si va verso l'esterno, più sono saturi. E la colonnina a destra regola la luminosità. Quindi è molto facile eh, scegliere un colore, altrimenti usate il qua sotto U, eh, ovviamente sceglie il tono, saturation la saturazione, value. Eh, come per tutti gli slider si può anche cliccare e scrivere un numero a mano eh, e ottenere il risultato. L'ultima voce A sarebbe la trasparenza, che nel caso del mondo non ha senso, ma vedremo che ha senso in altri casi. Su tutti gli slider, anche questi, eh, quando trascinate se è troppo grezzo il movimento, se premete maiuscolo e trascinate, il movimento va, è molto più lento e, e potete scegliere dei valori più, più puntuali. Quindi ricordatevi di che potete trascinare tenendo premuto il tasto maiuscolo. Anche qui, quindi, se tengo premuto maiuscolo e trascino la saturazione, la cambio di pochissimo. Ora abbiamo disegnato in 3D, ma abbiamo disegnato eh, con, senza colore, con un grigetto assurdo. Perché? Andiamo a vedere i colori, perché è la prima cosa che ci interessa. I colori in Blender sono materiali, eh, quindi immaginate, dovete pensare ai materiali come a una tavolozza. Voi dovete prima mettere i colori nella tavolozza per poterli usare. Quindi prima ci deve essere un materiale e solo allora posso usarlo. Questo iconcina apre l'elenco dei materiali. L'elenco dei materiali in questo momento è vuoto. Adesso, per un attimo, vado ad aprire un'altra istanza di Blender. Per, per non perdere quella lì, apro un attimo un'altra istanza e scelgo di nuovo 2D Animation. Andiamo a vedere la differenza. Qui vedete che ci sono dei materiali. Quindi, nel, nel file che ho fatto finora. Nessun materiale. Se noi scegliamo 2D Animation, Blender ci fa anche questo favore di riempirci la lista dei materiali con un nero, un rosso, una campitura grigia e dei puntini neri. Quindi, eh, in modalità 2D Animation, se prendo per esempio Ink Pen e faccio un segno con il black, disegna in nero. Se scegliessi un altro materiale, per esempio red, Disegno in rosso. Se scelgo grey è un colore riempito. Vedete che il cerchietto è pieno? Verrà riempita l'area. Eh, il punto iniziale e il punto finale vengono collegati da una riga dritta. Per cui attenzione che ovviamente se voi fate una cosa così ottenete un disegno assurdo. Quindi comunque c'è l'anteprima. Mentre disegnate lo vedete che si crea. Black Dots è una, una linea fatta da puntini. Quindi questi materiali sono già pronti, ma non sono nient'altro che un favore che ci fa la modalità 2D Animation. Possiamo tranquillamente crearli anche qui. In questo momento, qua, avevamo disegnato senza materiali. Se io lo creo adesso viene assegnato subito il, il materiale che ho creato col tasto più, viene assegnato subito a tutto quello che ho disegnato finora, perché proprio gli mancava, non c'era nessun materiale. Adesso che ce l'abbiamo, finalmente possiamo disegnare con questo materiale, che è di base, quando lo creiamo vuoto, è uguale al materiale black eh, della modalità 2D Animation, cioè nero. Ogni materiale è fatto da due elementi: stroke è il suo bordo ed è spuntato, fill è il riempimento. Se io premo fill, vedete che riempie esattamente come abbiamo visto prima col grigio di là, riempie eh, tutti i punti. In questo caso fa un gran disastro. Premo la B. Notare che la B funziona da qualsiasi punto di vista. Zoom indietro. Premo la B, cancello e ovviamente non scompare il, il cubo, non scompare la luce, scompaiono solo i segni. Quindi se io cambio al volo il materiale e aggiungo il fill, il riempimento viene messo a quello che ho fatto. Quindi il fill eh, non, è, non fa parte del vostro disegno, diciamo. è, una, è una cosa che potete mettere e togliere in qualsiasi istante. E anche lo stroke possiamo toglierlo, ovviamente se togliamo entrambi non c'è niente da visualizzare, possiamo anche mettere solo il fill, notate che se posso cambiare il colore di entrambe le cose, quindi se io scelgo stroke come color, scelgo rosso e fill come color, scelgo un azzurrino, vado a zoomare, avrò un bordo rosso. Che, tra l'altro, è, è sfumato perché ho disegnato con la matita che, se sto leggero, è sfumata e se premo è, è densa. Eh, notate, tra l'altro, che è finito dentro al cubo. Stiamo disegnando in 3D e quindi attenzione a dove andiamo. Adesso vediamo come capire dove disegnare. I, vi lascio eh, la cosa dei materiali è molto complessa. Ehm, nel senso che è scomodo disegnare con i materiali, perché per ogni cosa, eh, se io voglio fare un disegno, appunto, eh, devo creare un materiale per disegnare con quel colore. E quindi torno di qua in 2D Animation. Eh, se non sapete come aprire più istanze di uno stesso programma, su Windows basta fare click col tasto centrale sull'icona del programma. Eh, credo che si possa fare anche col Mac in qualche modo, non, non ricordo come. Eh, comunque, io ne tengo due aperte. Voi potete tranquillamente utilizzare questa qua, 2D animation. Eh, eh, bisogna disegnare qualcosa di sensato per accorgersi di questa limitazione. Eh, faccio, eh, vado subito a fare un esempio con eh, un, 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 un semplice eh, paesaggio. Allora, torno a scegliere il materiale black. Notate che posso sceglierlo sia qui a destra, sia quassù. Come vi ho detto, queste qua su sono solo delle, degli aiuti. Ho il mio, il mio tavolo da disegno e, e niente, posso, posso andare a disegnare quello che voglio, insomma. Adesso posso fare uno schizzo a matita e diciamo che facciamo finta che questo voglia essere un fiume con degli alberi e delle montagne. Come faccio a disegnare? Devo crearmi i materiali, quindi eh, devo fare il cielo, devo fare. Questo, guardate quello che ho fatto, ho premuto prima questo più per creare un nuovo posto nella lista. Il nuovo posto nella lista si è eh, riempito vuoto, in questo posto della lista devo scegliere che materiale metterci, in questo caso ho premuto new e, e ho creato un nuovo materiale. Quindi vedete, adesso io qua ho una lista, posso creare quanti, quante voci voglio e ogni volta che premo new creerò un materiale diverso. Quindi adesso per esempio questo black è quello col quale ho disegnato finora, potrei tranquillamente cambiarlo e vedete che il mio disegno cambia perché ho usato il materiale black. Adesso l'ho cambiato invece di black, quindi ha più senso che lo chiami schizzo perché è il materiale che ho usato per disegnare lo schizzo. Quindi è molto facile disegnare col nero perché, perché ci si trova bene a disegnare col nero e dopo quando magari è il momento di fare il disegno più pulito vado a cambiare il materiale di quello che ho già disegnato e posso renderlo meno visibile. Posso anche cambiare la trasparenza abbassando questo valore A di alfa ed ecco che ho reso più trasparente il disegno. Ora devo, cominciamo, red lo lascio qui, cominciamo da quest'altro e, e magari qua prendo il colore del cielo, allora lo chiamo cielo e non sarà nero, sarà azzurro per esempio, prendo un colore azzurro anche più chiaro e magari invece di pencil uso lo strumento marker bold, premo F, ingrandisco bene e vado... A disegnare il mio cielo. Ovviamente, che succede? Che è brutto perché le pennellate si mischiano. E si mischiano perché questo pennello ha strength molto bassa. E se io l'aumento, adesso il colore diventa coprente. Quindi annullo questi segni col pennarello e con strength coprente e un colore più chiaro adesso che so di essere coprente posso tranquillamente disegnare sto facendo un unico segno tra l'altro se fate un unico segno strength ah, si sì, scusa infatti l'ho lasciato basso mi sono sbagliato ma non c'è stato nessun problema perché se voi tracciate un unico segno non vedrete le pennellate una sopra l'altra con un unico segno mentre invece se ne fate diversi vanno a sovrapporsi Comunque, per ogni singola pennellata che fate potete andare a modificare separatamente questo valore di strength. Quindi questo è un modo e potete anche qua, se cambiate l'alfa, cambiate le pennellate. Ovviamente è molto scomodo magari disegnare così il, il cielo. Cos'è più normale fare? Mm, siccome il cielo è un'area piena. E non uso stroke, tiro via stroke e userò fill, no? quindi prendo un colore di fill che sia il mio colore del cielo, non mi serve un pennarello grosso ma mi basta un, un qualsiasi strumento sottile, disegno la zona e la riempio, molto più facile con il fill, quindi ce l'ho e poi una volta che ce l'ho la cosa divertente è che appunto questo è il mio colore del cielo, posso cambiarlo in qualsiasi momento, abbassare l'opacità fare qualsiasi cosa ormai questo è il colore del cielo e quindi ho, ho una certa libertà nel farlo e quindi se ho bisogno di nuvole nuvole io gli do i nomi anche per capirmi T tiro via stroke scelgo di nuovo fill prendo un colore più chiaro e sempre con questo strumento qui vado a disegnare e magari Scelgo un'opacità più bassa in maniera che si crei un effetto di sovrapposizione adesso. Io, cioè ognuno può fare quello che vuole, potrei anche adesso, per esempio, se voglio fare delle nuvole con il tratto, eh, se io qua tiro via file e metto stroke. Eh, ovviamente vedo il bordino delle nuvole, allora cosa faccio? Crea un nuovo slot, magari nel nuovo slot invece di creare un materiale nuovo, copio, posso premere questo tastino e ho la lista dei miei materiali già pronti. Posso prendere uno che ho già, nuvole, e come abbiamo fatto prima per i pennelli, premo questo tastino e lo copio. Quindi è, diventa abbastanza facile in questo modo. Premo stroke, premo color. Uso il, il cattura colore e magari vado a pescare un colore di quelli sullo schermo, per esempio questo. Tiro via il fill. Adesso ho creato un materiale che ha lo stroke di un certo colore e posso prendere airbrush e eh, scusate, airbrush è speciale e ha il materiale black dots bloccato. Lasciamolo perdere un attimo. Prendo di nuovo pencil, ingrandisco e posso dipingere con la matita il, e usare la, la trasparenza de, del segno e ottenere qualcosa di più, di più naturale rispetto a prima. Quindi in pratica ehm, c'è questo problema dei materiali, però usando la trasparenza del segno riusciamo abbastanza a gestire il, um, la voglia di avere più colori del, di quelli che sembrerebbero essere permessi da questo modo di fare per di più adesso vado a fare un attimo anche uno sfondo un terreno tanto per capirci e di nuovo scelgo fill e magari scelgo un marrone siccome ho fill prendo una matita che mi basta che sia sottile e riempio questa fascia qui eh, tra l'altro notate che sto coprendo del tutto il, il, il materiale che avevo sì, il, il mio sketch eh, perché i colori sono coprenti e stanno andando a coprirlo dovrei abbassare l'opacità per rivederlo perché non sto usando i layer? Tra un attimo, vediamo, ci sono i layer come in Photoshop per cui possiamo eh, tenere lo sketch su un altro livello. Adesso che ho fatto il materiale che ho fatto il materiale qui, eh, posso, uso di nuovo lo stesso trucco. Creo un nuovo slot. Parto da terreno invece di fill, eh, mi devo ricordare di copiarlo altrimenti vado a modificare lo stesso terreno. Questo diventa terreno 001. Attivo stroke, disattivo fill, pesco il colore da qui, magari già che sono lo cambio per prendere un colore un po' diverso, e ora con il materiale, con un pennello, quello che, che riesco a fare è fare delle sfumature, perché si sovrappongono tra di loro i colori aumento se abbasso l'opacità di questo colore abbasso anche l'opacità di questi ora eh, possiamo creare materiali molto più facilmente di così con questo semplicissimo ehm, eyedropper è il, il contagocce. Però volevo farvi vedere questa cosa dei materiali, altrimenti non lo capivamo. Quindi, il contagocce, se io lo premo e clicco in un punto qualsiasi dello schermo, cosa succede? Mi viene creato un materiale nuovo del colore che ho cliccato. E quindi diventa molto facile avere a disposizione tutti i materiali che si vuole. Perché ogni volta che clicco su un colore diverso, anche questi che ho ottenuto con sovrapposizioni successive, otterrò un nuovo materiale nella mia lista. E quindi diventa un po' più facile gestirli. Ne posso creare, li posso creare facilmente. E quindi, un modo magari col quale si può procedere è quello prima di ehm, crearsi una palette, poi pescarli e metterli lì. Siccome questo eyedropper pesca qualsiasi colore, quando io lo premo, ehm, eh, allora questo qui prende solo i colori dalla scena, però il, ehm, nel momento in cui invece uso questo, posso pescare un qualsiasi colore in qualsiasi punto dello schermo, anche questo rosso della X qua, e viene pescato, vedete? Quindi se io voglio prendere i colori da un'altra parte, eh, facciamo, facciamo finta adesso recupero un paesaggio qualsiasi, io posso sempre, adesso ho qui un browser con delle foto, se io qui Blender momentaneamente sposto la finestra o la rimpicciolisco, io posso da qui premere l'eyedropper e pescare un colore da un punto qualsiasi dello schermo. Ah, beh, no, scusate, in questo caso no, mi ha <ride> evidentemente non lo posso pescare da fuori della schermata di Blender. Scusatemi, eh, credevo che fosse facile da fare. Tanto vale che vediamo subito un'altra cosetta che è comunque utile come faccio a tirarmi dentro un'immagine per ricalcarla perché molte volte quello che vogliamo fare con grease pencil è animare qualcosa che magari abbiamo disegnato da un'altra parte allora ve lo faccio vedere subito e eh, anche qui eh, prendo questa immagine qui faccio un salva salva immagine la vado a mettere in una cartella qui, adesso ho l'immagine salvata nella cartella, eccola qui, paesaggio 02. Se io semplicemente prendo l'immagine e la trascino dentro alla finestra di Blender, l'immagine verrà messa come sfondo della telecamera. Ora, probabilmente. Vediamo. Eh, scusate, provo, provo un attimo a rifarlo di qua. Eh, perché? Uh, vabbè, quest, questo è strano, l'ho provato un attimo fa, lo, lo faccio continuamente. Ah, eh, vabbè, adesso ha funzionato. Per qualche motivo al primo colpo non ha funzionato. Vediamo se riesco a farlo di qua. Oh, là. Eh. Forse è da trascinare all'interno della telecamera. Comunque, ehm, avete, adesso l'immagine l'ho caricata e me la ritrovo. Se io disattivo un attimo l'occhietto a stroke, eh, in pratica nascondo tutto il disegno. Vedete che l'immagine è qui, di sfondo alla telecamera. Se io mi sposto non la vedo più perché è di sfondo alla telecamera. E quindi ho l'immagine che non, ri non risulterà nel, nel rendering, fa solo da sfondo alla telecamera, ma posso pescarne i colori. Quindi posso, eh, premendo appunto il color qua di un materiale, posso andare a pescare il colore. L'immagine è leggermente trasparente, perché eh, è così, nelle, mh, vi aiuta mettendola leggermente trasparente in maniera che non dia molto fastidio. Eh, per poterla cambiare dobbiamo andare nelle impostazioni della telecamera e cambiare le impostazioni ma possiamo farlo solo in object mode quindi finché stiamo in draw mode non posso esco un attimo dal draw mode vado in object mode seleziono la telecamera e notate che qua questo tastino è diverso prima con lo stroke avevo le opzioni avevo un tastino verde con, le con delle opzioni che riguardavano Grease Pencil. Adesso il tastino verde diventa una telecamera e sono opzioni che riguardano la telecamera. Ed eccolo qui, Background Images. Se lo spunto, l'immagine scompare. Se apro il triangolino, posso cambiare tutte le impostazioni. In pratica ha già fatto tutto questo da solo. Avrei potuto anche premere la spunta, venire qui, fare apri e andare a cercarmi un'immagine, ma trascinandola l'ha già fatto. Qui vedete che c'è alfa 05, se la porto in alto il, il, il colore diventa colore pieno, più la porto in basso più diventa trasparente e tra l'altro qua potete spostarla, potete appunto ruotarla e così via. Se volete ripristinare delle voci in qualsiasi casella, quando ci state sopra col mouse premete backspace. E di base riporta tutto a, al default adesso che è a 1 se, se torno nel mio oggetto grease pencil eh, i materiali ci sono ancora anche se non sono in draw mode posso prendiamo per esempio il terreno qua posso cliccare e pescare il colore da lì e verrà assegnato quindi in, in qualsiasi momento eh, questo è un trucco col quale potete portarvi dentro le vostre palette perché potete, se il disegno adesso con la S lo rimpicciolisco un po' e lo sposto di qua, se voi vi lasciate uno spazietto libero quando disegnate, vi portate dentro un JPEG con le vostre palette, siete in Draw Mode, state disegnando, eh, è sufficiente premere l'Eye Dropper, cliccare un punto e viene pescato il colore. E viene creato un materiale del colore che state pescando in questo momento. Questo vi rende la vita molto più facile nella creazione dei materiali. Quindi, ricapitolando per, per, per farvi vedere questo flusso di lavoro, tornando alla, da zero perché, questa cosa dei materiali, io la trovo una grande rottura di scatole che vedrete è stata migliorata nel, nel nuovo Blender in 2D animation ho questo questa inizio trascino dentro un'immagine me la ritrovo di sfondo object mode camera nella telecamera vado a portarlo a 1 torno allo stroke torno in draw mode e magari come prima cosa Torno ai materiali, creo un nuovo materiale e lo chiamo fondo perché ovviamente potrebbe darmi fastidio avere l'immagine lì. Faccio un bel fil bianco. Se volete eh, fa fare così è un metodo. Vi ricavate con, un, con lo strumento rettangolo e poi dovete premere invio per confermare. Vi ricavate un bel rettangolo bianco. Qui dietro avete i colori da pescare. Andate in draw mode, prendete la vostra matita. Eye dropper Cliccate, tornate draw e sto disegnando con questo colore. Eyedropper. Clicco il verde e disegno con il verde. Aumento la dimensione del pennello. È un metodo che permette più facilmente di crearvi i materiali senza uscire pazzi. Quindi vi importate un'immagine con la vostra palette e li pescate con l'eye dropper e vi viene creato automaticamente il materiale in questione. Ora, siccome abbiamo appunto mh, disegnato finora sempre in, um, in questo modo, draw mode, oppure abbiamo visto qua che co co come andiamo a. A capire dove stiamo disegnando perché questo segno finisce all'interno del cubo e non sopra e quando sono qui dove va a finire cerchiamo di capire questo adesso <clears throat> perché siccome siamo in uno spazio 3d eh, finché siamo sul piatto no, non mi preoccupo di dove va il mio disegno ma nel momento in cui qui voglio sapere dove disegno come faccio a saperlo è qui queste due voci qua che sono importantissime. Questo è il, il luogo dove disegno e questo è l'orientamento del piano di disegno. Quindi voi dovete immaginare che ogni volta che disegnate disegnate su un piano. Adesso vado in Object Mode, seleziono l'oggetto Grease Pencil, qua G Pencil, questo qui con tutti i disegni, e lo butto via come faccio premo x sulla tastiera e poi c'è una voce di conferma delete e ho cancellato tutto il mio disegno perché ho cancellato l'oggetto col disegno lo creo nuovo mi assicuro nella lista dei materiali di avere un materiale notate che la lista è vuota premo più per creare uno spazio ma lui si ricorda i materiali che avevo fatto prima, non li ha buttati via, sono ancora dentro al file, solo che non c'è nessuno che li usa. Quindi se voi salvaste il file eh, senza nessun segno che li usa, li perdereste. Però finché il file è aperto, eh, potete sempre ritrovarli i materiali già fatti. Comunque adesso invece lo, lo faccio nuovo, nero, e eh, cerchiamo di capire bene, tornando in Draw Mode, come eh, capire dove disegno ora il mio disegno si troverà alla origine degli assi sempre perché qua è selezionato origin quindi se io mi metto davanti al cubo e disegno qualcosa qui finisce sul piano dove si trova l'origine degli assi se vado di sopra e lo disegno lì è sempre al punto dell'origine, se sono in una posizione strana come questa e disegno, comunque è su un piano che passa per l'origine perché l'ho scelto qui. Origin, ho anche altre possibilità e le vediamo. L'altra cosa da capire è: eh, vedete che questo rettangolo è venuto orientato sul, su, su questo piano, quest'altro è venuto orientato di qua e questo cerchio lì. Abbiamo capito che qualsiasi disegno io faccia viene orientato rispetto alla, alla visuale che ho in questo momento. Quindi, se io disegno qualcosa da questa visuale qui, sarà su un piano che passa per l'origine e su, il piano sarà parallelo alla mia vista. Quindi, se io voglio disegnare dall'alto qualcosa per terra, Sarà sufficiente spostarmi in alto, premo Z, adesso sono dall'alto sulla scena, me lo ricorda qui la scritta top orthographic, top dall'alto, e se disegno qualcosa qui e poi torno a muovere il mouse, ecco che sono sicuro di averlo disegnato sul piano orizzontale. Se invece premo Y... E quindi mi piazzo davanti in questa direzione e disegno qualcosina qui. L'ho disegnato sempre sull'origine degli assi, ma sul piano che passa, che, che è sempre quello parallelo alla vista. Quindi, finché qua c'è scritto view, sta a voi impostare la vista nella direzione nella quale volete disegnare. E il piano passerà sempre per l'origine, volendo. Posso cambiare l'orientamento del piano anche da qui. Vedete, posso dire che il piano è sempre questo. Se voi scegliete top e adesso vado a disegnare, sono sicuro che tutto quello che faccio viene disegnato sul pavimento, anche se non ho la vista del pavimento, se non lo sto guardando dall'alto perché ho scelto top. Potrei perfino mettermi molto di profilo. E, e, e ovviamente non so cosa succede nel momento in cui mi metto a fare qualcosa così. Opla, è venuto qualcosa di, di, di molto lungo perché se sono particolarmente vicino alla prospettiva e disegno qualcosa, sto disegnando comunque sul piano del pavimento. Come c'è top ho a disposizione front che è il piano xz, l'asse x è quello rosso, potete sempre guardare qua gli assi per ricordarvelo, quindi l'asse xz è questo qua dove ho disegnato questi lecca lecca, quindi se io faccio una cosa così è esattamente su quel piano, se invece scelgo side mi aspetto che sia quell'altro, quindi questo. Ok, io di solito mi trovo bene con View, semplicemente perché posso cambiare facilmente le viste con questi tasti, quindi voglio disegnare dall'alto, clicco Z. Tra l'altro ricordatevi che il tastierino numerico serve proprio a questo. 7 sul tastierino numerico e sono sempre dall'alto. 1 sul tastierino numerico e sono sempre sull'asse Y, diciamo. 3 sul tastierino numerico e sono sull'asse X. Quindi 1 3 7 se voi e poi invece appunto abbiamo imparato che lo 0 è la telecamera, entra ed esce dalla telecamera. Quindi il tastierino numerico poi scoprirete anche gli altri, nel senso che 5, per esempio, attiva e disattiva la prospettiva. Quindi posso disegnare in maniera ortografica se premo 5, come in quei vecchi videogiochi. E poi se sono in una modalità tipo questa, usando due, mi, mi muovo piano piano in su e in giù. Comunque queste cose qua le lascio a un corso base di Blender, ma per capirci, cambiare la vista è importante per disegnare in 3D, altrimenti non, non combiniamo. Adesso, eh, finora abbiamo, siamo fermati sull'origine. Come siamo fin qua? Cosa vi pare? Siete riusciti a starmi dietro? Assolutamente. Boh, perché sì, queste cose qua io non le ho ancora affrontate nel, uh, nei corsi che trovate sul mio canale perché sono piuttosto avanzate, però è importante, nel senso che alla fine siamo dentro a Blender a disegnare per quello, se volessimo disegnare piatti staremmo dentro a Photoshop. <ride> um, L'altra cosa a questo punto interessante è sì, ok, ma perché sempre attraverso l'origine? Io adesso. Se voglio disegnare sopra il cubo, come faccio? Perché se io mi metto davanti al cubo e ci disegno sopra, il mio disegno scompare, perché è dentro al cubo. Provo, togliete l'occhietto al cubo e vedrete che c'è. Quindi con l'occhietto qua potete attivare e disattivare ogni cosa. Questo, questa posizione è regolata qui. Origin è il punto del piano dove, dove passa questo benedetto piano. Se al posto di origin io scelgo il più interessante è surface, surface è disegno sulla superficie di qualcosa che c'è già sulla scena. Quindi se io scelgo surface e faccio un disegno qui, questo disegno adesso è sulla faccia del cubo. E ovviamente ricordatevi di questo orientamento, perché se io scegliessi eh, surface, però nello stesso tempo scelgo top. Eh, se disegno qui ha senso, ma se disegno qui mh, diventa un po' strano. Lui, lui ce la fa lo stesso. Però state attenti, tenete possibilmente view, nel senso che altrimenti andate a, a mettere in difficoltà anche voi stessi. Comunque, surface significa se c'è una superficie, eh, disegnaci sopra. Eh, nel caso di spigoli molto vivi eh, dovete andare piano, altrimenti non ce la fa a disegnare abbastanza punti, se tiro una riga troppo veloce attraversa l'oggetto e lo compenetra, se vado abbastanza piano fa più punti e lo riesce a seguire. Questo è, un, è fenomenale, questo, questa cosa, eh, ovviamente sappiate che se uscite dalla superficie non sapete più cosa diavolo sta facendo e dipende un po' anche da, dalle altre cose che avete scelto qua quindi sì, io vi consiglio ovviamente se scegliete surface non mettetelo in difficoltà disegnando in posti strani perché è, è fatto apposta per disegnare sulle superfici, poi affari vostri se non capite più dove finisce allora scusami, scusami. Sì, dimmi. Eh, io mi sono perso un pezzo, cioè io adesso sto disegnando come fosse in bianco sul, sulla superficie di, della... ok non vedi il tuo segno, è perché non no, hai... No, no, lo ok, no. vedo, cioè, Ti faccio vedere, aspetta ti, ti condivido il monitor. Sì, ricordatevi dei materiali, se non c'è un materiale eh, appare un segnetto grigino moribondo. Sì, allora prova a spostarti nella palette dei materiali a destra, quindi... Quella con. No, materiali è la penultima. Con... Ecco, vedi che non hai alcun materiale nella lista? Ah ok. Appena, fai, appena crei il primo materiale viene assegnato e quindi da quel momento in poi eh, puoi anche cambiarlo appunto e scegliere qualcosa di diverso. Sì, quindi È il motivo per cui non c'era. Non, non fa segno, invece adesso lo fa. Ecco. Esatto. Eh, in realtà un piccolo segnetto lo vedi? Sì, eh. sì, sì, però non, mm. non riuscivo a. Quel piccolo segnetto è il, il segno in mancanza di materiale. Eh, volendo, si trova, eh, si trova qui. Eh, in mancanza di materiale, adesso se sì, io lo butto via, meno butto via il materiale, vedete che anche a me appare questo grigetto. Questo grigetto è qui. Dovete andare in questo pulsantino. Aprire Viewport Display, Edit Line Color, questo è il colore di editing della riga in mancanza di, di qualsiasi altro materiale. Eh, in realtà, però, no, tra l'altro, no, no. Ah, no, Edit Line Color, scusate, è quello dell'editing. No, Aspetta, eh, non vedo il tuo mouse, non capisco dove. Ah, eh, chi... no, disabilita la condivisione del monitor per favore, Tommaso, altrimenti vedono tutti, solo il tuo, credo. Eh, sì, scusa. Eh, che... Ok, adesso ripristinato. No, dicevo: questo edit line color credevo regolasse il, il segno in mancanza di materiale. Ma no, serve in un altro caso. Lasciate perdere. Assicuratevi di avere almeno un materiale nella lista. Eh, potete okay. dargli qualsiasi nome, ma se non avete un materiale, vedete, vedete qualcosa di grigetto. Ok. Mm. Ora, eh, quindi Surface ci permette di disegnare sulla superficie di un oggetto. Un altro. Quindi facciamo subito un, una prova anche un po' più carina. Adesso ricomincio da zero in modalità general, non su d Animation. Non salvo. Prendo questo benedetto cubo e lo elimino. Vado nel mondo e scelgo un mondo bianco perché mi trovo meglio e clicco questo tasto per poterlo vedere il, lo sfondo bianco effettivo. Mi assicuro anche sotto color management come al solito di aver scelto none. Ora eh, creo un nuovo oggetto grease pencil, add, grease pencil blank e eh, ora di dirvi anche la scorciatoia per l'add. Di nuovo vi mostro screencast keys. Ecco. La scorciatura per add è maiuscolo A, la imparate di sicuro perché in Blender si usa di continuo. Maiuscolo A, grease pencil. Se invece di blank scegliamo stroke, Blender ci fa il favore di disegnarci un segno che non ci serve a niente, ma almeno ci crea un materiale, un paio di cose di base. E quindi potete anche provare a scegliere stroke. Eh, quindi adesso che ho questo materiale, questo nuovo grease pencil stroke, posso anche cambiargli nome qua, come abbiamo visto, posso chiamarlo disegno per pulizia magari: disegno. Vado in draw mode per disegnare. E la prima cosa che faccio è premo B e butto via questo segno. Era solo per farvi vedere cos'era quell'altra modalità di aggiungere. E di nuovo torno e vado a controllare, vedete che ho un po' di materiali già pronti. Scegliendo stroke mi trovo il, il nero, il bianco, il rosso, insomma ne ho un po' di già pronti. Adesso vado dall'alto e, per esempio, prendo appunto la, la mia matita e eh, immaginate di voler disegnare una scena. Si parlava di, eh, per esempio, di storyboarding. Potrei avere una scena, eh, immagino eh, una, qua un edificio, questa è una strada che ci passa, qua ho un paio di alberi eh, e magari qui ci sarà un personaggio e in quest'altra direzione c'è un altro edificio. Ora se mi sposto in 3D, ho diseg avendo disegnato dall'alto, ho, eh, ho questa, questa mappa che già per dire nel momento in cui la inquadro mi, mi premo 0 e vado nella telecamera n view lock camera anzi prima di lock zoom per poter avere uno spazio più grande poi faccio lock e già così è carino perché mi, mi posso già aiutare fin da subito nella prospettiva se dovessi poi completare il disegno da un'altra parte ho già pronta la prospettiva. Io ho disegnato dall'alto, eh, ricordatevi appunto di, di posizionare la telecamera in un posto sensato e poi, se lo camera to view è attivato, eh, uscite dalla telecamera magari usando il 7 per andare di nuovo di sopra o lo 0. Altrimenti, ogni volta che vi spostate, spostate la telecamera e può essere fastidioso. Adesso, se io voglio andare a disegnare, eh, qui davvero l'albero e la casa, eh, che faccio? Mi metto nel, con l'uno nella visuale da davanti e eh, magari lo disegno un, un attimo qua. Di, eh, non riesco, essendo qui, non riesco più a capire dove, come faccio se disegno un albero qui? Eh, non, eh, non, ho, non riesco a capire dove è finito perché non vedo più il mio disegno. Ho bisogno di mantenere la visuale qui per capire bene dove disegno, però voglio anche assicurarmi di disegnarlo eh, no, eh, non sul piano della vista, ma appunto sul piano frontale. E già quello mi aiuta perché da questa visuale, se mi metto qui e disegno l'albero, eh, almeno eh, pur essendo in questa visuale, l'albero finisce esattamente nel, nel posto giusto e anche se gli aggiungo dei dettagli... Così vedete, continua a essere nel piano giusto, ma non è nel posto giusto perché io il mio cerchietto per l'albero l'avevo fatto laggiù. Ci viene in aiuto, annullo la modalità eh, non origin per posizionare il piano, ma cursor. 3D Cursor è questo oggettino strampalato che finora è sempre stato qui al centro della scena. Questo oggetto è proprio una specie di posizionatore che ci serve a, a mettere le cose dove vogliamo. Quindi cosa facciamo? Io mi metto dall'alto. Posso usare questo particolare strumento che quando lo clicco mi permette di spostare il cursore. Clicco qui e il cursore si è spostato. Torno in modalità draw, torno qui e disegno. E finalmente il mio disegno no, non è, non è nel posto dove mi aspettavo. Perché? Attenzione, qual è stato il mio errore? Ho lasciato front xz e lui l'ha disegnato giustamente sul, eh, sul piano front xz. Per quello vi consiglio di solito di lasciare view perché è quello più istintivo. Adesso il cursore è lì, vado a disegnare qui e è finito lì ma sul piano della vista l'errore che ho fatto adesso di nuovo non era sul piano scusatemi ma spero che, che sbagliarmi possa far capire che, che anch'io ci devo far caso a queste cose allora il piano è effettivamente front ma voglio che passi non per origin ma per 3d cursor quindi, scus ah. Scusate la confusione, quindi mi metto adesso, proprio appositamente molto di lato. E ora finalmente ho quello che voglio. Scusate la confusione. Quindi, questo no. è il posizionamento del piano finché stava su origin, niente da fare, stava lì. Dovevo metterlo 3D cursor e lui adesso. Tutto quello che disegna, lo disegna lì. Se cambio il piano da front a side. E adesso faccio degli altri rami, li avrà disegnati. Vedete dall'alto sull'asse laterale, quindi, questa modalità è molto comoda. free D cursor per andare a disegnare le cose dove vogliamo noi, I, un, un modo eh, per posizio, io di solito mi metto dall'alto quando posiziono il Free D Cursor se, semplicemente perché se voi siete qui e cliccate così. Eh, premo eh, free D cursor e clicco qui eh, in questa visuale. Non è del tutto vedete lo ha ficcato in un posto strano. Non è del tutto sicuro eh, come si comporta. Lui si comporta che non cambia la posizione del free D cursor rispetto a dove si trovava prima nell'asse che non vedete. Quindi, per capirci, se io adesso vado dall'alto. Clicco di cursor e lo metto qui. Lui è rimasto laggiù in basso, non lo ha spostato. Se mi metto di lato, free di cursor e clicco qua. Lo ha tenuto dove era prima, quindi, in pratica, la, la visuale che non vediamo l'asse che viene verso di noi in una visuale non viene toccato nello spostamento del Free Cursor. Quindi, se io voglio rimetterlo al centro mi sposto prima con l'1 e poi col 3 e poi anche col 7 se voglio star sicuro però così l'ho rimesso al centro quindi se voglio che rimanga sempre sul pavimento che in genere è quello che voglio è meglio se vi spostate sempre dall'alto cliccate e siete sicuri che non si è spostato dal pavimento perché eravate in visuale dall'alto ok quindi adesso che è in free di Cursor ed è lì eh, se io mi metto di nuovo da davanti, o oh, free di cursor, posso scegliere View per dire, mi metto di qua di lato e qui disegno un, un oggetto. Un serbatoio dell'acqua. Poi mi metto di lato col 3 e disegno l'altro spessore del, del serbatoio dell'acqua. Ovviamente non è questo, cioè è un finto 3D, sono due 3D che si incrociano, però capite che se sono un disegnatore, questo è già un ottimo aiuto per la prospettiva. Torno nella telecamera, la sposto dove voglio e, e questo è un enorme aiuto per disegnare perché posiziono i miei oggetti dove li voglio li disegno nella loro dimensione relativa, quindi li faccio corretti e quindi adesso per esempio il cursore magari lo metto lì, mi sposto su una visuale che mi permette ecco, ho fatto l'errore di nuovo, <ride> mi metto lo risposto senza sempre dall'alto, quindi l'ho messo lì, scelgo il piano Front, prendo la penna, siccome sono sul piano front sono sicuro che quello che disegno finisce lì e finisce dove è il cursore e quindi posso fare tutto quello che mi serve per il mio edificio qui. Dopodiché, siccome il cursore è lì, se invece di front scelgo side, posso andare a disegnare l'altro lato dell'edificio. Ovviamente ricordatevi che possiamo sempre andare anche a riempire e quindi se io adesso riciclo questo materiale white ci metto anche un bel fill bianco e eh, tiro via lo stroke e disegno con questo, eh, beh col bianco non lo vedo andiamo a cambiare leggermente colore. Eh. Ah, ehm, attenzione vedete qui eh, è completamente trasparente avrei dovuto capirlo da questa anteprima, vedete che l'anteprima è completamente vuota questo colore è completamente trasparente all'alfa 0 lo devo alzare eccolo lì che è apparso quindi lo posso rimettere qua adesso vedete eh, avendo utilizzato fill eh, ho disegnato con il bianco posso tornare al nero e adesso quello che disegno va a coprirmi quella parte là che non, che non voglio, insomma. Ovviamente di nuovo se mi sposto dall'alto, sposto il cursore, vi dico anche qual è la scorciatoia perché a questo punto uno se lo chiede. Maiuscolo, tasto destro. Maiuscolo, tasto destro, sposta il cursore dove volete. Sono di nuovo su front. Posso spostarmi qui e sono sicuro che se disegno qualcosa adesso è finito al posto giusto perché avevo il cursore là. E ora prendo di nuovo il mio black e disegno qualcosa di diverso qui ed è finito laggiù. Adesso cominciamo a scoprire questa strana cosa. Lo vedete cosa fa questa riga? Com'è che il, il blu si sta mangiando questa riga del tetto, diciamo, che mi sarei aspettato di vedere qui? Perché? Perché si sta comportando come in Photoshop. Eh, cioè i colori si sovrappongono in senso bidimensionale. Questa cosa qua la dobbiamo capire dal pannello dei layer. Quindi andiamo a, a, a capire un attimo quest'ultima cosa qui. I, perché nel momento in cui cominciamo ad affollare la scena in questo modo eh, io ho disegnato questo bordo qua dietro questo fil qua dietro l'ho disegnato dopo aver fatto queste righe e quindi in qualche modo lui se lo ricorda e quindi siccome è disegnato dopo viene sopra e sarà sempre sopra da qualsiasi inquadratura anche da questo ed è un comportamento insensato in 3d perché cerca di riprodurre il comportamento di un programma bidimensionale in questo momento questa opzione qua la troviamo andando sotto grease pencil sotto ehm, le caratteristiche del, dello stroke strokes e vedete che c'è stroke depth order 2d layers se noi invece di 2d layers eh, scegliamo 3d location ecco che i segni verranno sovrapposti l'uno all'altro in base alla posizione che occupano nello spazio e non in base alla posizione che occupano nello stack di disegno, nella pila di disegno, come se fosse appunto un disegno bidimensionale. Quindi nel momento in cui disegniamo in 3D, ricordatevi di andare anche ad attivare questo, altrimenti vedreste delle stranezze. Quindi, diciamo che con quello che abbiamo visto fino ad adesso, siamo in grado di disegnare un po' qualsiasi cosa nello spazio tridimensionale in maniera un po' arzigogolata. E ovviamente, se voi avete mano con Blender, eh, si tratta semplicemente di fare, eh, se io faccio maiuscolo, tasto destro, qua e metto lì il, il cursore. Invece di fare ehm, un grease pencil fin da subito, vado in object mode, aggiungo una mesh come per esempio un cubo, la regolo con lo scala. Adesso questo non ve lo sto spiegando perché stiamo parlando di, di quello che è modellazione 3D in Blender che magari vi tocca ad andare ad approfondirla un attimo per, per conto vostro, altrimenti adesso vi sto solo facendo vedere come eventualmente, nel momento in cui voi avete un oggetto bidimensionale, sì eh, scusate tridimensionale, eh, sono andato a estruderlo, uh, op. adesso questa casetta qua ce l'ho così, è un oggetto 3D, e cosa faccio? torno nel mio disegno, torno in draw mode e scelgo invece il Free d cursor, boh, boh, posso anche lasciare Free d cursor perché alla fine qua vado, sì, scusate, vado a scegliere surface invece di side metto view, avendo scelto surface adesso tutto quello che disegno viene disegnato già sopra la casetta senza problemi e di conseguenza eh, occhio che a volte, mh, in pratica, cosa succede? Che il disegno è talmente aderente alla casetta che a volte si perde, viene un po' mangiato. Eh, questa voce qui serve a quello offset. Vi consiglio ogni volta che usate Surface di alzare leggermente questo offset, eh, tipo 0,01. Non so, in maniera che se ne stia un po' se, se lo guardate di profilo. Adesso il segno è leggermente in fuori, più lo alzate offset più il vostro disegno se ne starà fuori rispetto all'oggetto, vedete che è sempre più esterno, addirittura se lo alzo tanto anche se ci disegno sopra me lo ritrovo proprio staccato, quindi trovate il posizionamento giusto, di solito 0.1 è una buona soluzione. Se avete appunto il cubo di default, ecco che questo è un, un ottimo aiuto per il disegno in 3D. Per di più, vi fa anche da, eh, da, da occlusore, diciamo, di, di tutto quello che c'è dietro. Per cui non avete alcun bisogno di andare a coprire come ho fatto qua con delle aree bianche. Avete l'oggetto che copre e quindi. E la cosa carina, appunto, è che voi potete fare quello che volete. Immaginate di, 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 poter, di star facendo lo storyboard di qualcosa, avete posizionato tutto il vostro disegno, e avete la vostra telecamera e potete immaginarvi la scena da mille inquadrature. Se volete cambiare il, il campo di vista, eh, non dovete fare altro a parte che potete, io a volte non uso oh. ne, neanche la telecamera, mi metto qua. E zoom trovo la posizione giusta e faccio cattura schermo senza neanche stare a usare la telecamera se mi serve per layout e storyboard. però vedete che, che nel giro di poco tempo, senza aver bisogno di modellare cose difficili, posso farmi aiutare molto per un, in una fase di storyboard. Ditemi qualcosa se, se volete chiedermi qualcosina su quello visto fino ad adesso e domani vediamo anche un po' come animare e come dare volume a tutte queste cose. Insomma. Eh, se posso chiedere ah, scusate solo una allora, cosa che vabbè fai prunare tu se vuoi no 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 eh, ok io volevo chiedere eh, io ho usato photoshop molto spesso per mettere dei video e disegnarci sopra sai tipo rotoscopia sì come... allora. ecco e... Sì, sono appassionato in ottoscopia e devo dire che con, purtroppo non ci sono tanti programmi che te lo permettano. No, no, ma allora la, la domanda viene a fagiolo perché qualcuno, appunto, qua vedo anche che mi chiedono: mi fai vedere come hai rimesso lo sfondo come immagine? Allora, eh, guardate, eh, in pratica riesco a rispondere a tutti e due. Eh, a ah. parte, faccio, faccio un attimo un salva di questo che magari posso metterlo a disposizione. Eh, allora, sketch 3D. Faccio un nuovo documento, 2D eh, Animation. Allora, abbiamo visto che per mettere come sfondo un'immagine è facile quanto trascinare un'immagine sulla vista della telecamera. Fine. Cioè, c'è. L'unica cosa da ricordare è che bisogna andare in Object Mode e selezionare la telecamera per andare qui eh, nelle impostazioni della telecamera e poterlo attivare/disattivare e cambiare l'alfa quindi se io volessi ricalcare qualcosa devo fare semplicemente questo trascino l'immagine, regolo l'alpha torno su stroke torno in draw mode e posso fare il rotoscop scusa, sc scusa fai un attimo più piano non sono riuscito a seguirti da un documento sei... da un documento vuoto se voglio sì. mettere uno sfondo da ricalcare Prendo l'immagine, la trascino dentro a Blender okay. e già ce l'ho Fine. Okay. e posso cominciare a ricalcare. Adesso... No, ma La telecamera detto, devi... Sì, devi... esatto, diventa uno sfondo della telecamera. Se non mi interessa, cioè posso anche, cioè, se mi va bene così, mi fermo qui. Se è troppo chiaro, troppo invece leggero. Che okay, devo ricordarmi di andare in object mode, mm. scegliere camera. E sotto Background Images, oltre a attivarla e disattivarla, posso regolare l'alfa e posso anche regolare il modo in cui viene, viene posizionata. Qua giocateci voi eh, e vedrete insomma di, che, che si capisce facilmente. Ma la cosa divertente è che questo funziona anche per i video: quindi, se eh, io faccio facile. New 2D Animation e invece di una immagine eh, vado a prendere adesso. Eh, facciamo così eh, vado un attimo mm. scusate poi attimo. volevo anche sapere più o meno che formati accetta Blender se in VLC oppure mp4, MP4. allora con l'mp4 si va via tranquilli mm, ok e non ho fatto molte altre prove comunque ha l'encoder FFmpeg che legge un po' tutto eh Comunque, per esempio, questo è un MP4 eh, fatto da, dal mio cellulare. Per cui, proprio come esce dal cellulare, lo trascino come fosse l'immagine dentro a Blender. Mm. E qui ho il video. Questo è il primo ah. fotogramma del video. Ma qua sotto voi avete la timeline, e se vi spostate, potete andare al fotogramma che vi interessa. Quindi l'unico problema è che di base parte con 250 fotogrammi. Se avete caricato un, uh, un video molto lungo eh, non ci arrivate. Dovete, adesso qua ve lo dico facilmente, eh, allora se oltre a questo qui c'è anche questa piccolissima barretta qui sotto che, che ha l'orologino. Qua c'è scritto start, end, c'è un numero. Voi questo potete scriverci quello che volete, se voi mettete 5.000, arriva fino al fotogramma 5.000. E quindi mm. voi cliccando qui potete andare in un altro fotogramma. Fotogramma che volete. Eh, adesso è, è un po' complicato spiegare tutto questo in così breve tempo, ma per farvi vedere che se volete fare rotoscoping è davvero semplice quanto eh, caricare un video. Vi mettete sul primo, sul fotogramma che volete ricalcare, eh, ricalcate il disegno in questione, vi spostate di tot fotogrammi, ricominciate a disegnare e Blender vi mette in sovrapposizione il fotogramma precedente, Onion Skin, si chiama in animazione. Vi spostate più avanti, cominciate a disegnare e avete l'altro. Quindi praticamente, e vedete che ogni volta che mi sposto crea da solo un keyframe, un, un, uno di questi angolini. Comunque questo lo, lo vedremo insomma eh, domani in maniera più precisa. Però quello che ho fatto adesso, se vado a disattivare lo, mh, lo sfondo, quindi adesso esco dal draw mode, vado in object mode, camera, lo disattivo. Ecco qui. La mia animazione, se premo play, la vedo andare. Ovviamente ho disegnato un fotogramma qui e un fotogramma là, per cui sono solo questi pochi scatti. però capite quanto è facile. Se vuoi fare rotoscop, ah. trascina il video. Fine. Ok, devo <ride> dire che adesso, se dovessimo utilizzare quello che abbiamo fatto prima insieme, si potrebbe anche fare tutti i trucchetti di spostare la camera disegnare il fotogramma su un altro piano. E così dare anche tutte le tridimensionalità come abbiamo fatto prima. Esatto, ricordatevi però che il, il video che importate è bidimensionale e ve lo ritrovate mm. come sfondo della telecamera, quindi nel momento in cui eh, vi spostate non lo vedete più. Certo. E se, se tu volessi averlo sempre lì, anche spostandoti, dovresti importarlo come, un, come fosse un piano. Si può fare. Eh, però eh, sì, mh, per il rotoscope comunque sarebbe scomodo andare a ricalcare in una posizione, cioè alla fine un video è bidimensionale, c'è ben poco da fare. Mm. Quindi sì, nel, nel momento in, è, è sensato però fare quello che dici del tipo che ricalchi questo, poi magari carichi un altro video e ricalchi mm. lo sfondo in un altro oggetto grease pencil e magari ah, io, ottieni due cose separate: uno sfondo con la sua animazione. È un personaggio con la sua animazione, e poi quando li inquadri dalla tua telecamera li vedi uno sopra l'altro. Esatto. E come mi hai fatto vedere tu, prende l'oggetto che mi mette il punto preciso dove voglio disegnare, lo sposto per ogni frame, così posso fare esatto. sull'asse X sulla sull'asse Y. Ok, va vale, fantastico. Io vi consiglio, per, diciamo a livello di esercizio, di prendere dimestichezza nella modalità 2D animation prima di tutto mm. con gli strumenti. Quindi eh, io non ve li ho descritti tutti perché insomma a un certo, a un certo punto eh, sono anche cioè, dategli un'occhiata come fare segmenti, eh, come fare rettangoli, quadrati, questi strumenti qua, le impostazioni degli strumenti, ne abbiamo visto un paio ma guardate anche le altre, si può davvero fare un po' di tutto. Eh, prendete mano con i materiali perché finché si fa degli sketch, ma nel momento in cui si vuole cominciare a fare delle cose colorate. Eh, I materiali in realtà sono utilissimi perché in animazione noi non vogliamo mille sfumature da gestire, è normale che una cosa animata abbia il colore della pelle, il colore del vestito, poi si sta poco a dare delle ombre, delle luci successivamente diciamo, però eh, i materiali sono quell'altra cosa con la quale bisogna prendere mano. E poi la terza cosa che abbiamo visto oggi è come disegnare davvero in 3D, quindi provate... Utilizzando le opzioni di 3D Cursor Origin e eh, soprattutto se sapete modellare magari o altrimenti limitatevi al cubo di base. Però provate anche la modalità surface. Eh, comunque, oltre al cubo di base, ovviamente quando siete in Object Mode, potete anche creare un, un, una sfera e, e andare a disegnare sulla sfera. Insomma, Fa, fate delle prove con queste modalità per imparare a disegnare in 3D. Eh, però ricordatevi che non abbiamo ancora visto come si cambia quello che si è già disegnato, abbiamo sempre annullato ogni volta, però si può, eh? ovviamente, non c'era tempo oggi, però per ora cerchiamo di, di, di usare queste, queste tre cose, gli strumenti, i materiali e il posizionamento del, del cursore nello spazio. E già è tanta roba, ecco. <ride> Ok, eh, se qualcuno ha una domanda, lo faccia pure. Io avrei un'ultima, ma posso aspettare? Sì, io sono qua. Eh, ok, sì. no, perché non voglio rubare i palcoscini con gli altri, giustamente, okay. anche loro vogliono chiedere qualcosa. No, ma infatti, come dicevo, faccio fatica a seguire le domande. Eh, okay. Sì, quelle su YouTube non, non sono riuscito a vederle, però. Quelle che vedo qua le, le ho viste insomma. Sul mio canale eh, trovate tutta la parte che riguarda i materiali, gli strumenti e invece l'object mode eh, e queste cose del disegno in 3D ancora non le ho viste sul mio canale. Quindi le ho descritte qui per la prima volta. Mm. Capisco. Ehm, allora se posso chiedere un'ultima cosa riguardante a quello che ti avevo chiesto quando stavamo facendo il disegno sul cubo, sì. che, che infatti avevo visto tra le clip delle novità di Blender, c'era questa cosa bellissima che si vedeva il disegno animato in, mm. in GIF, quindi ripetizione, ma che mentre ripeteva si poteva giocare con la luce sopra che potevi passare da... Di fronte al personaggio, poi sopra il personaggio, addirittura dietro lo sfondo, ed era fantastico. Ma questo effetto si crea, immagino, quando disegni sul cubo o su un, una formazione, no, forma no, solita. no, 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 allora, ehm, eh, allora eh, devo ritrovo. Faccio semplicemente andiamo. C'è bisogno di vederlo sulla versione nuova di Blender, sulla 283. Sulla 2.83 il, il, il grease pencil risponde alla luce. Eh, quindi eh, facciamo così, adesso butto via il cubo perché invece eh, nel, in quella vecchia no. Adesso faccio aggiungi grease pencil Susan Monkey. Monkey è un disegnino già pronto con una scimmietta che ci viene benissimo a livello di esempio. Nel nuovo Blender intanto mi devo spostare nella modalità renderizzata e eh, come vedi la scimmietta è scura perché quassù c'è la luce se io la sposto e gliela metto davanti eccola che reagisce alla luce come fosse una mesh eccola ah figo e questo solo nella nuova non nella sì, 2 esatto se io faccio la stessa cosa in questa quindi qua ho il mio disegno anche qua vado un attimo in object mode e aggiungo Monkey, la tiro un po' in qua in maniera. Questa non reagisce in alcun modo alle luci. C'è un, un trucco, diciamo. In pratica si deve creare un altro oggetto che fa. Si deve usare questo. C'è un effetto luce eh, che è un, um, un effetto speciale da aggiungere qua. Light. E poi bisogna scegliere un oggetto che fa da luce. Quindi devo aggiungere un oggetto, una cosa qualsiasi. Eh, adesso che ne so, aggiungo un cubo, lo rimpicciolisco. In realtà di solito lo si fa con un empty, quindi con un oggetto nullo, un oggetto senza niente. Se io torno qui e gli dico che il cubo è una luce, ecco che spostando il cubo fa la stessa cosa. Ok, quindi devo all'oggetto grease pencil aggiungere l'effetto light, scegliere il cubo. E poi qui posso dire quanto è forte la luce e se c'è una luce di ambiente, diciamo, una luce di base già, già forte anche quando il cubo è lontano. Ah, cavolo! Comunque, sì, que questo era il modo di farlo nell'attuale versione. Questo qui, nel nella versione nuova, è stato completamente sostituito. Perché adesso le normali luci di Blender. Eh, illuminano eh, quindi appunto se questo invece di essere una luce puntuale è uno spot quindi un faretto ecco mm. che ho un faretto ah forte quindi qu eh, qualsiasi calcio. cosa insomma eh, mm. non con questo ma con ecco. con questo vado a chiudere il faretto no? è tutta, ah, è... È tutta un'altra cosa eh. Ovviamente, uh. ovviamente è sparito, se, se, se vado a cercare l'effetto light non lo trovo più, l'hanno tolto perché non ha più senso. Quindi questa, uh. è, questa è una bella cosa ed è il motivo per il quale appunto vi dico no, non preoccupatevi tanto dei materiali e di queste cose perché immaginate appunto quanto semplice poter poi illuminare la scena con una luce e questi sono i colori che vi siete scelti voi eh, con l'effetto disegnato e tutto quanto. È molto carino, l'unico difetto diciamo è che non proietta l'ombra, quindi ah, eh, sì. <ride> sì. Eh, non, aspettiamoci, non aspettiamoci troppo, se si aggiungo un piano qui, eh, come vedete la scimmietta è come se non ci fosse, non c'è l'ombra della scimmia. Mentre invece se, se avessi un, una qualsiasi altra cosa, no, ho scelto proprio un oggetto senza spessore. Se, se metto ecco, una pallina vedete che la, la pallina butta l'ombra la scimmietta no quindi sì questo è l'unico difetto però è, è una grossa aggiunta ecco poter illuminare la scena anche perché poi eh, le luci potete colorarle e quindi si mischiano con i colori già presenti sulla scena sì, si, si sta un attimo a ottenere degli effetti molto molto belli perché sì, mm. si può avere luci molto forti, molto deboli, si fa quello che si vuole, insomma. E... Ok, allora posso chiedere, io adesso <ride> il Blender l'ho installato, sì lo so, scusa se... No, ho no, tanto boh, domani. ma siamo qua, eh, diciamo che quando sono le sei di sera fermiamoci, altrimenti... No, <ride> no, ok, quindi questa è proprio davvero l'ultima, non ne sì. chiedo più, giuro. Io Blender l'ho scaricato da Steam. Ho fatto male? Avrei dovuto scaricarlo dal sito ufficiale? No, no, non hai fatto male. Se, se non l'hai pagato, diciamo, non hai fatto male. Allora, ah. sul sito ufficiale, ovviamente, nel momento in cui lo scarichi, puoi anche scaricare la nuova versione. Ah. Magari starei lontano ancora dalle versioni in alfa. Comunque, su download, qui c'è ancora la 282A. Però se uno si sposta su Go Experimental, Download Blender Experimental, eccolo qui, 2.83 beta eh, e 2.90 okay. alfa. Non hanno cambiato granché per Grease Pencil tra 2.83 e 2.90, quindi sinceramente non vale la pena, anzi non hanno cambiato niente, hanno cambiato altre cose. E potete stare tranquillamente con la 2.83 che è piuttosto stabile. Qual è il fastidio con le versioni poco stabili? Che se voi avete, come nel mio caso, diversi add-on installati... Appena esce mm. una nuova versione, bisogna eh, che esca la nuova versione di tutti gli add-on e bisogna reinstallarli spesso. Quindi, siccome ne fanno una alla settimana di versioni nella, nel, nella, nelle release instabili, nelle beta, eh, cambiano di continuo perché le modificano continuamente. C'è il fastidio che dovete poi periodicamente vi ritrovate con add-on che non funzionano, eccetera. Eh, mm. E quindi, sì ecco appunto una al giorno altro che una settimana è, è fastidioso per quello però se non usate add-on e se, se non avete problemi col fatto che ogni tanto potrebbe piantarsi come tutti i software salvate perché ogni tanto si pianta usate pure la 283 anche perché è tanto tanto più performante e nella 282 quando si disegna di, di corsa è, si vede la differenza i, nel momento in cui vedete che ci sono tutti questi, questi è venuto a, mh, tutto a tratti il segno. Invece, nella 283, nel momento in cui disegno velocemente, vedete che i segni sono belli morbidi, c'è una, una grossa differenza. Qua è tutto pieno di spigoli, se sono veloce ottengo molti spigoli. Nella 283, eh, non ho più gli spigoli e soprattutto posso. Scegliere un colore dalla palette e colorare, e questo domani lo vediamo. Però ricordatevi che questo non vi libera dal concetto dei materiali. Quindi per quello, io dico imparate i materiali, poi nella nuova versione basterà cliccare su un colore e disegnare. Ma se non avete capito i materiali, poi questa cosa qui magari vi, vi appare un po' stramba. Ma guardate, sulla 283! Non c'è più bisogno di diventare matico i materiali. Quindi Scusami, insomma, spieghi un attimo come si faceva a impostare il cursore, dove deve andare? Eh, il cursore? Allora c'è lo strumento cursore, questo qua, cursor. Che quando sì. lo selezioni, ogni volta che clicchi, il cursore si sposta. In modalità 2D animation, il cursore non lo vedi eh, perché infatti. è nascosto. Se eh, sei in modalità 2D animation, vuoi vederlo, devi andare qui in questo triangolino a fianco ai cerchietti e lo devi spuntare. 3D cursor, eccolo lì. Perché di base in 2D animation è nascosto e quindi eh, ricordati quello e sai perché? Perché è fastidioso vederselo davanti sempre quando si disegna. E con il tastino blu e basta si nasconde, come dicevo, tutto, compresa la griglia con il, la freccina a fianco possiamo scegliere cosa vedere e cosa no e quindi nascondere il cursore nascondere il pavimento avere il cursore ma non il pavimento avere gli assi disegnati eh, potete scegliere quello che volete e poi domani vediamo anche un'altra cosa che si può mostrare o no comunque è o questo o scelgo questo strumento e ogni volta che clicco lo, lo cambia e, mm -hmm. oppure eh, tra l'altro, io questo ve lo dico perché a me succede spesso, se voi battete spazio due volte di seguito, eh, seleziona proprio questo strumento qua. Quindi magari voi state disegnando, avete premuto spazio perché vivete dentro a Photoshop e vi viene spontaneo, poi lo premete di nuovo e vi ritrovate il cursore selezionato. Provate a disegnare e non succede niente. Per di più, siccome il cursore non si vede, vi sembra che non funzioni più nulla. Guardate sempre a sinistra che ci sia selezionato lo strumento per disegnare perché spesso battendo spazio due volte di seguito vi ritrovate col cursore e questo è terribile. E comunque maiuscolo tasto destro riposiziona il cursore al volo. Vi consiglio di farlo sempre da una visuale isometrica in maniera da sapere dove diavolo va a finire perché se lo fate appunto da, da, da queste visuali strampalate eh, lo metto laggiù, non, non, so, non so dove finisce lo metto là e, e va a sapere dov'è sì. quindi vi conviene sempre vi mettete dall'alto, maiuscolo tasto destro da sinistra, maiuscolo tasto destro da destra, maiuscolo tasto destro è tornato più o meno lì e quindi è tornato a posto poi ci sono sempre mille opzioni Maiuscolo S, cursor to world origin e lo rimette al centro. Ma non è che adesso posso, ovviamente, dire tutte le scorciatoie che esistono, però insomma, è... strumento cursore, spazio, spazio, maiuscolo tasto destro, oppure se lo volete rimettere al centro, maiuscolo S e cursor to word origin e lo riporta in mezzo in qualsiasi posto voi l'avviate messo. Maiuscolo S. Cursor to World Origin e torna lì. Qualcos'altro? Beh, oh, io spero di essere stato abbastanza chiaro. Eh, adesso mi fermo anche perché veramente siamo qua da tantissimo e non abbiamo fatto neanche una pausa. Anzi, mi spiace, ma volevo riuscire a fare diversa roba. Spero abbiate di che ragionare. I, sul mio canale c'è un po' tutto e ovviamente questa parte qua appena vista cursore eccetera non c'è quindi metterò la live disponibile appena possibile la registrazione datemi il tempo di farlo insomma e, e niente sono contento di, di essere utile spero che, che qualcuno di voi faccia qualcosa di carino fatemelo sapere insomma condividete che sono sempre curioso Certamente, grazie. professore. No, professore, lasciamolo stare, vai. mi sento disagio. Beh, grazie, insegnante. Io adesso provo a riattivare, ecco, io non so se mi vedete o no, ho provato a riattivare la webcam, ma a me mi si è piantato tutto quanto. Sì, adesso la vedo, ma si è creato un effetto molto strano. Eh, esatto, matirando. ma vi avevo avvisato che purtroppo l'avevo notato. Comunque, non importa, interrompiamo su questo effetto fenomenale che, che dovrebbe essere la mia webcam. Riconosco alcuni pixel, sono tutti belli allungati. E niente, dai, ci vediamo domani. Allora, che l'orario è diverso, però domani, eh, qualcuno di voi se lo ricorda, io devo andare a guardarlo. Eh, l'ho segnato sul calendario aspetta boh. che glielo dico eh, boh, eh, comunque anch'io l'ho segnato quindi <ride> eh, però... allora domani, ehm, domani che è mercoledì aspetti che glielo dico ehm, alle ore blend, tracking, grip ease alle 16 dalle boh. 16 alle 18 Perfetto ci vediamo domani alle 16 e portatevi le domande che volete farmi se qualcosa se vi siete persi qualcosa mentre fate delle prove per conto vostro magari da oggi a domani non c'è tanto tempo però insomma nel caso e niente grazie mille ci grazie, vediamo Diego. buona serata Affettante. buona serata grazie ancora eh, niente Affettante. ciao ciao